Bene, buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì, c'è il numero legale. C'è il numero legale, grazie. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori. Orsola Chiaradia. Consigliere Pedicini, lei si ferma fino alla fine dei lavori? Sì. Interrogato risponde. Consigliere Pedicini. Giulia Bevilacqua? Si ferma, sì. Va bene, non si può. Bene, risultano assenti il consigliere Freschi e il consigliere Quaia. Gli altri arriveranno con qualche ritardo. Comunico che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri anche in formato digitale e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, comunico all'Assemblea che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiglieri ha indicato questo ordine dei lavori. Si inizierà con le comunicazioni del Sindaco, dopodiché verranno trattate le interrogazioni, quelle iscritte all'ordine del giorno, fino al loro esaurimento, dopodiché passeremo all'esame delle proposte di deliberazione sino al loro esaurimento. Si inizierà con la numero 9, dopodiché si proseguirà con la numero 10. Per quanto riguarda la deliberazione riguardante la Fiera di Pordenone, poi il Sindaco ci comunicherà, ci ha anticipato il ritiro e poi ci comunicherà anche le motivazioni. Ovviamente se i lavori riguardanti le deliberazioni dovessero concludersi prima delle 22.30 si proseguirà con le mozioni. Comunque le deliberazioni riguardanti i lavori riguardanti le deliberazioni dovranno essere portati a termine. Bene, chiedo al Sindaco se ha delle comunicazioni. Mi pare di sì. Prego, signor Sindaco. Grazie Presidente. Per prima cosa una comunicazione che si riferisce ad un prelievo dal fondo di riserva, prelievo che con deliberazione 40 del 2016, cioè del 18 marzo 2016, ha provveduto a incrementare gli stanziamenti per coprire i seguenti capitoli: provvedere alla liquidazione di compensi per i componenti seggi elettorali per un importo di 30.000 euro e per sostenere le spese legate alla consegna ai cittadini delle tessere elettorali per 5.000 euro e il tutto è relativo al referendum del 17 aprile. Quindi per far fronte a queste spese, quindi che poi tra 10 giorni ci verranno rimborsate, sia ben chiaro, ma per consentirci l'operatività abbiamo deliberato per prelevare dal fondo di riserva l'importo complessivo di 35.000 euro, rimpinguare questi capitoli e consentirci quindi di avere questa operatività di tipo organizzativo per il referendum. Circa la delibera che riguarda la modifica dello statuto della fiera, il ritiro è una mia richiesta, delibera. Desidero personalmente fare sull'aspetto di governance e la creazione di questo comitato, se avete letto il testo della delibera conoscete quello a cui alludo, l'avevo presentato anche in commissione, sulla parte quindi della creazione di un comitato di controllo all'interno della fiera desidero fare un approfondimento più dettagliato dal punto di vista di tutti gli aspetti giuridico ed di opportunità, quindi il ritiro, ma non per questo veniamo meno all'impegno poi di ripresentare la cosa. Grazie Presidente. Grazie signor Sindaco. Bene.
Passiamo ora all'esame delle interrogazioni. Interrogazione Cedri di Largo San Giovanni. La sottoscritta consigliere comunale Mara Piccin ha preso da fonti di stampa che i tecnici incaricati da GE hanno lavorato per circa 3 ore, poche sere fa, per individuare soluzioni alternative all'abbattimento dei cedri di Largo San Giovanni. Dato atto che sono state effettuate prove statiche con tiraggio, con resistografo e con tomografia per conoscere la situazione interna degli alberi, considerato che l'assessore Conficoni ha affermato che i cedri sono alberi considerati più a rischio di altri per la loro conformazione, anche noi li consideriamo speciali e per questo ci stiamo impegnando per salvarli. Rilevato che 503 firme sono state raccolte su internet, delle quali 277 da residenti in città, più 151 apposte su moduli cartacei distribuiti in alcuni locali pubblici di Pordenone, 113 quelle dei residenti e 38 di non residenti. Insomma, oltre 650 persone si sono espresse per salvare i cedri di Largo San Giovanni e la petizione è stata consegnata alla segreteria del sindaco. Considerato che la zona di Largo San Giovanni dovrebbe a breve essere sottoposta ad interventi relativi al miglioramento della viabilità, tutto ciò premesso e considerato, interroga il sindaco e l'assessore comunale competente per sapere quali siano le intenzioni dell'amministrazione in merito al futuro dei cedri di Largo San Giovanni, se la presenza di tali alberi pregiudichi in qualche modo la riqualificazione viabilistica di tale zona. Firmato Mara Piccin. Assessore Conficoni, prego. Sì, grazie Presidente, grazie anche alla consigliera Piccin per l'interrogazione che dà la possibilità di trattare anche in quest'Aula un tema che è stato ampiamente dibattuto in città e anche a cui è stato dato spazio, diciamo, dalla stampa locale. È ormai 7 anni che sono assessore all'ambiente del Comune di Pordenone e in questi anni ho potuto constatare quanto sia anche crescente la sensibilità della popolazione nei confronti dell'esigenza di salvaguardare il patrimonio arboreo. È un'esigenza che noi abbiamo cercato di assecondare investendo ingenti risorse non solo per curare, per tutelare gli alberi che impreziosiscono la città e che nel corso del tempo sono stati messi a dimora, ma anche per incrementarli, come dimostrano anche le recenti piantumazioni che abbiamo effettuato in diversi ambiti della città, viali, aree verdi, cortili scolastici, addirittura abbiamo anche creato ex novo 2 boschi urbani grazie a un contributo ricevuto dalla Banca Popolare Friulana del Credit Agricole. Quindi il nostro impegno è stato volto sia a rendere la città più accogliente, più vivibile, cercando di limitare l'inquinamento, anche gli effetti del cambiamento climatico, favorendo l'assorbimento dell'anidride carbonica attraverso le nuove piantumazioni, ma anche un impegno volto a tutelare la pubblica incolumità, cercando prevenire la caduta di alberi che potessero essere considerati a rischio. In particolare, sotto questo aspetto, uno degli incarichi che l'amministrazione comunale affida a GEA è quello di monitorare le condizioni del patrimonio arboreo. Ed è proprio in seguito ad uno di questi sopralluoghi che GEA periodicamente fa sul territorio che si è evidenziata l'opportunità di effettuare delle indagini strumentali sui cedri di Largo San Giovanni, che sono più di altri alberi considerati a rischio sia per la superficialità del loro apparato radicale, che deriva proprio dalla tipologia dell'albero. I cedri dell'Himalaya presentano proprio questa caratteristica. Ricordo che appena nominato assessore qualche anno fa in un'area verde di via Montegrappa, durante un fortunale, proprio un cedro si è schiantato, e anche quando si è trattato di riqualificare i giardini di via Carnia abbiamo sostituito questo tipo di essenze su indicazioni dei tecnici. Quindi la superficialità dell'apparato radicale, ma in Largo San Giovanni a preoccupare anche l'inclinazione delle alberature, che è parecchio pronunciata verso l'incrocio. Quindi in seguito a questo sopralluogo, ancora nel luglio dello scorso anno, GEA ha commissionato ad un primo studio tecnico, diciamo, delle indagini che hanno evidenziato la necessità, diciamo, l'opportunità di un abbattimento di queste alberature. La prima perizia commissionata al dottor Valentin Lobis ha fatto emergere che, cito testualmente, le piante sono al limite dei parametri di sicurezza a causa di fenomeni patologici già molto avanzati e se ne consiglia l'abbattimento. È stato quindi chiesto da GEA un parere
all'ERSA FVG un parere tecnico, e anche questo parere tecnico che ha comportato lo svolgimento di un sopralluogo da parte dei tecnici dell'ERSA ha evidenziato la necessità di procedere ad un abbattimento e alla sostituzione delle piante stesse con altre essenze adatte al contesto urbano. Poiché noi per primi siamo consapevoli, come poi ci è stato anche fatto presente da parte di molti cittadini e anche dai comitati che sono sorti, ma noi per primi siamo consapevoli che i cedri di Largo San Giovanni abbiano una particolare valenza non tanto estetica ma di carattere storico, perché sicuramente caratterizzano l'ambito in cui sono stati messi a dimora molti anni fa. Abbiamo chiesto a GEA, prima di procedere all'abbattimento degli alberi, un supplemento di indagine. GEA ha incaricato un tecnico qualificato, gli ha chiesto non solo di replicare le indagini strumentali che erano già state effettuate una prima volta dal dottor Lobis, ma soprattutto di individuare, e questa è stata la novità dell'ultimo incarico che è stato dato, delle soluzioni alternative all'abbattimento degli alberi. Il dottor Prestalozza della ditta Dendrotec si è recato in Largo San Giovanni il 18 di Milano, si è recato in Largo San Giovanni il 18 febbraio 2016 ed ha effettuato in tarda serata le prove necessarie alla stesura di una successiva perizia. Questa perizia è arrivata a metà del mese di marzo, e anche quest'ultima perizia afferma che le condizioni del sito in cui i due cedri sono radicati non sono adeguate né a garantire un sufficiente livello di sicurezza né l'idoneo sviluppo di questi esemplari arborei. Inoltre mostrano una significativa inclinazione verso la sede stradale e visibili difetti strutturali. La conformazione urbana presente all'incrocio tra due vie di un centro abitato rende i due cedri molto vulnerabili a possibili raffiche di vento con direzioni e turbolenze difficilmente prevedibili per effetto di canyon urbani. In merito allo stato di consistenza degli stessi, le indagini strumentali hanno evidenziato la presenza di carie alla base del fusto non compartimentalizzate che potrebbero aggravarsi nel corso del tempo. È noto infatti che la carie del legno ad oggi non ha rimedi e quindi molto difficilmente i due cedri avranno la possibilità di avere un accrescimento diametrale del fusto tale da sopperire la carie presente. Nel medio termine ci si dovrà quindi aspettare un aumento della pericolosità dei due individui. In base alle classi di propensione al cedimento delle piante, gli esiti conclusivi delle prove hanno evidenziato che un cedro è inserito in classe D e quindi va abbattuto. Un secondo cedro, anche in seguito all'abbattimento del primo, è inserito nella classe CD, quindi la classe D è pericolosità estrema, la classe CD è pericolosità elevata, e anche questo va abbattuto o messo in sicurezza mediante praticamente l'ancoraggio con dei tiranti. In merito alla messa in sicurezza del secondo cedro, a fronte di un investimento stimato pari a circa 17.000 euro, tuttavia è stata questa possibilità è stata considerata con attenzione, quella del consolidamento di quest'albero mediante funi metalliche di controventatura, e però due di questi tiranti che dovrebbero ancorare gli alberi dovrebbero essere inseriti al centro dell'incrocio, e quindi questo intervento non risulta possibile. E qui mi aggancio anche per rispondere all'altra sua domanda, cioè che non c'è nessuna attinenza tra la volontà dell'amministrazione comunale di andare a riqualificare l'incrocio di Largo San Giovanni con la realizzazione della rotatoria e la necessità di procedere alle indagini strumentali sui cedri e quindi sulla la verifica della loro pericolosità. Noi abbiamo inteso chiaramente condividere l'esito, come ci eravamo anche impegnati a fare con i proponenti la petizione. Abbiamo spedito loro la perizia in anticipo, chiedendogli, convocandoli per un incontro. Prego. Guardi, io quando l'ho ricevuta l'ho trasmessa e comunque non sono io che la trasmetto. In ogni caso è stata trasmessa sia ai consiglieri comunali che al comitato che ne hanno fatto richiesta. È stata trasmessa la perizia. Il comitato è stato convocato in modo da dargli la possibilità di leggerla con dovizia di particolari,
ed è stato convocato un incontro al quale loro non si sono presentati per un confronto nel merito della perizia, in modo da dar loro la possibilità anche di chiedere dei chiarimenti al tecnico che aveva redatto la perizia e con cui avevamo concordato un appuntamento telefonico. Loro non si sono presentati, poiché noi riteniamo che l'interesse verso questa vicenda sia ampio, nel senso che coinvolga non solo evidentemente i componenti del comitato che hanno dimostrato questo atteggiamento pregiudiziale, ma anche altre persone, intendiamo comunque rendere pubblico l'esito di questa seconda perizia, per cui la pubblicheremo sul sito del comune e convocheremo un incontro pubblico al quale inviteremo chi è interessato a partecipare per poterci confrontare nel merito, in modo tale da rendere effettivamente evidente e trasparente il percorso che è stato fatto in questi mesi, che evidenzia come quello dell'abbattimento dei cedri di Largo San Giovanni non sia assolutamente una volontà politica di questa amministrazione, ma una necessità che ci viene posta dai tecnici che sono stati nel corso del tempo incaricati e che sono responsabili della sicurezza, diciamo, dell'incolumità pubblica. 2 su 3. Due su tre, però i tecnici a questo punto dicono che per un fatto estetico è opportuno andare a riqualificare tutto il sito e quindi anche ad abbattere il terzo cedro e a sostituire tutte le piante. Bene, grazie Assessore. Prego Consigliere, può dichiarare se si ritiene soddisfatta. Grazie Presidente, ringrazio l'Assessore per la articolata risposta. Io non ero tra quei consiglieri che avevano fatto richiesta della perizia, ma ero e avevo parlato con il segretario perché volevo avere, così come accadeva nell'altra consigliatura, la petizione, perché le petizioni venivano consegnate ai capigruppo, solo che in riferimento a questa sì. Così accadeva. E, evidentemente ci sarà una norma da qualche parte nel regolamento, non lo so se era una prassi che si usava nell'altra consigliatura, ma il segretario mi disse che non aveva raggiunto il numero sufficiente di firme perché quelle online non potevano essere considerate, e mi sembra che sia dai cenni, vedo corretto. Comunque, al di là di questo, io ringrazio, dicevo, per la risposta e comprendo che gli alberi, l'amministrazione deciderà ovviamente di, a seguito di queste perizie, di abbattere questi alberi, corretto? Perché la domanda è secca, o è sì o è no? Sì, 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 bene, 2 su 3, praticamente 3, perché bisogna riqualificare. Va bene, allora io rimango, come dire, un po' perplessa rispetto all'atteggiamento portato avanti dal Comitato, nel senso che mi sembra strano che chi ha, e io non conosco nessuno di quel Comitato, cioè ho visto questa cosa e ho detto ma allora voglio capire se l'amministrazione intende o non intende, lei oggi ha fatto chiarezza con tanto di perizie e se la devo dire tutta dal punto di vista della sicurezza, io come si fa a dire no, devono rimanere lì? Concordo su questo aspetto. Allora, dall'aspetto tecnico però passiamo all'aspetto politico, perché lei prima velatamente faceva riferimento a posizioni di vario genere, la mia invece, come vede, è una posizione molto laica, perché probabilmente se mi trovassi nella sua condizione agirei esattamente come lei e farei la riunione, convocherei. Però allora sarebbe bene che chi sulla stampa incita al salvataggio non lo facesse. E lo dico perché? Perché è, secondo me, particolarmente fuori luogo il fatto che di fronte a questioni tecniche di questo genere qualcuno si renda bello facendo dichiarazioni del tipo vanno salvati. Perché anch'io sono favorevole e ho fatto una battaglia rispetto ai lecci di San Giuliano. Ero qua, ho fatto una battaglia e ho scoperto che erano lecci, essenze arboree particolarmente pregiate, bla 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 bla. Poi c'è la questione dei tigli e quindi sappiamo che la nostra città, noi tutti cittadini, siamo progressivamente sempre più sensibili al mantenimento di questo patrimonio. Ripeto però che sarebbe opportuno fare chiarezza una volta per tutte, dicendo
alla stampa, a chi volete voi, non lo so. Queste sono le questioni, pubblichiamo la nostra perizia, la scelta dell'amministrazione è questa, cioè di andare in questa direzione e di fare l'intervento di eradicazione di questi alberi, perché diversamente non si può fare, e rispetto alla riqualificazione viabilistica c'è stato un gap da parte mio, assessore, nel senso che non ho capito bene, lei dice qualora io ne volessi salvare uno dovrei ancorarlo al centro dell'incrocio e quindi anche dal punto di vista della viabilità non è possibile questa cosa, corretto? Quindi va anche ad inficiare sul discorso della viabilità. Ok, allora l'aspetto che mi preme sottolineare è questo, ovvero la chiarezza rispetto alle posizioni dell'amministrazione, di chi poi vorrà seguirla, ma ancora di più l'aspetto politico, cioè quello di non fare dichiarazioni a vanvera da parte di esponenti della stessa maggioranza. Grazie. Grazie consigliera. Interrogazione, oggetto rotatorio e largo San Giovanni e piazza Duca d'Aosta. Rilevato che con la determinazione del responsabile di posizione organizzativa dell'unità operativa mobilità urbana e viabilità numero 2015-802-76 del 16 novembre 2015 si è disposta la realizzazione dell'intervento di modifica del nodo viario di Piazzale Duca d'Aosta per un importo complessivo dei lavori di 245.392,76 euro. La determinazione del responsabile di posizione organizzativa dell'unità operativa mobilità urbana e viabilità numero 2015-802-74 del 16 novembre 2015 si è disposta la realizzazione dell'intervento di modifica del nodo viario di Largo San Giovanni per un importo complessivo dei lavori di 235.089,1 euro. Considerato che le opere di modifica dei due nodi stradali sono state inquadrate nella tipologia edilizia della manutenzione straordinaria, assimilandole quindi ad un lavoro di mero rinnovo del patrimonio viario esistente, da parte del responsabile del procedimento nell'atto succitato, sulla scorta di A. uno strumento di pianificazione urbanistica, PUMS, approvato con delibera consigliare numero 33 del 21 settembre 2015, B. una relazione tecnica predisposta dall'unità operativa complessa mobilità urbana e viabilità datata 14 ottobre 2015. Ravvisato che per le opere in questione nelle determinazioni non è presente un progetto in base al quale si sono individuate le classi e le categorie di opere di cui si compone l'intervento e sulla cui scorta si è provveduto a definire i lotti funzionali dello stesso. Per l'esecuzione dei lavori il responsabile del procedimento ha altresì ritenuto che trovi in applicazione le direttive vincolanti emesse dalla Regione in materia di appalti e che pertanto il singolo intervento possa essere frazionato in lavorazioni autonome, lotti funzionali, da svolgersi in assenza di direzione lavori e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei cantieri, decreto legislativo 81-2008, da parte di singole imprese, mediante affidamento diretto senza esperimento di procedura di gara, dato che il singolo affidamento ammonta ad un valore imponibile inferiore a 40.000 euro, da 3.900 a 39.999,13. Preso atto che nelle determine l'amministrazione sottolineava l'intenzione di realizzare gli interventi già nel corso del 2015, in assenza di progetto non è presente agli atti dell'amministrazione comunale alcun documento inerente il cronoprogramma dei lavori, il sottoscritto chiede all'amministrazione se l'intervento di eliminazione dell'incrocio semaforico di Piazza Duca d'Aosta con l'introduzione di una rotatoria, inizialmente prevista a Canocchiale e successivamente rivisitata, possa considerarsi manutenzione straordinaria. Se lo stesso intervento riguardante la realizzazione di una rotatoria a Canocchiale in Largo San Giovanni possa considerarsi mera manutenzione straordinaria. Se l'intervento in lavorazioni autonome con conseguente spacchettamento dell'intervento possa essere considerato idoneo ai fini procedurali ed anche realizzativi. Se i continui interventi realizzati in corso d'opera, che hanno portato alla trasformazione della rotatoria inizialmente prevista a Canocchiale in piazza Duca d'Aosta, hanno comportato costi aggiuntivi per l'amministrazione comunale. Quali siano le tempistiche di realizzazione definitiva e qual è il progetto per piazza Duca d'Aosta? Se per quanto riguarda Largo San Giovanni è tuttora intenzione procedere con una rotatoria a Canocchiale, quali siano le tempistiche realizzative? Firmato Emanuele Perfido, gruppo consigliare PDL Fratelli d'Italia. Assessore Zille, prego. Buonasera. Allora, facciamo una premessa. Innanzitutto, l'intervento di Piazzale Duca d'Aosta, che era preventivato in autunno inoltrato,
è andato più in là perché siamo andati sotto i periodi invernali e quindi con la possibilità che alcuni lavori tipo le asfaltature non potevano essere realizzati. Questo è uno dei motivi per cui si sono protratti fino a circa un mese fa. Secondo, l'intervento è stato predisposto con in provvisorio proprio per poter testare l'efficacia del quel tipo di rotatoria cosiddetta canocchiale. Effettivamente con in quel modo si è testato e si è rimodulato l'assetto della piazza proprio perché essendo un incrocio a 5 bracci con tutta una serie di complessità derivanti da passaggi pedonali e quant'altro, quindi era necessario quel tipo di intervento con quel tipo di approccio. E veniamo alle domande specifiche. L'intervento eseguito in Piazza Duca d'Aosta, che attualmente è in fase di consolidamento, è da considerarsi manutenzione straordinaria, in quanto nella fattispecie rientrano gli interventi finalizzati al ripristino della funzionalità del patrimonio stradale. Si tratta di opere di rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali della sottostruttura, nonché di realizzazione e di integrazione dei servizi tecnologici senza modifiche alla destinazione d'uso. Inoltre, la manutenzione straordinaria è caratterizzata da miglioramenti di rilievo che superano di gran lunga quelli richiesti per conservare il buon stato dei beni. E quindi in questa categoria rientrano tutti i miglioramenti che aggiungono quel quid pluris alla consistenza originaria del bene, così da aumentarne stabilmente anche la capacità originaria di soddisfare i bisogni pubblici con significativo incremento del patrimonio. Ora, in relazione all'intervento provvisorio di Piazzale Duca d'Aosta e anche al preventivato intervento di Largo San Giovanni, proprio per quanto riferito in precedenza, si può affermare che entrambi rientrano nella casistica della manutenzione straordinaria, perché le lavorazioni riguardano gli aspetti attinenti alla superficie di rotolamento, nuove asfaltature, ad alcune parti strutturali, bonifiche e rifacimento localizzato di massicciata e dello strato di collegamento per la presenza di apparati radicali superficiali e ad integrazioni impiantistiche, impianto di illuminazione e sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche. La sistemazione viaria provvisoria e quella finale non determinano modifiche alla destinazione d'uso delle aree, ma un sicuro aumento della capacità originaria di soddisfare i bisogni pubblici ai quali l'area era destinata. Quindi da un incrocio a 5 bracci gestito con lanterne semaforiche si passa a un incrocio sempre a 5 bracci gestito con precedenza a rotatoria, con sicuro miglioramento della sicurezza, riduzione della velocità in approccio all'incrocio e continuità ciclabile, della fluidità del traffico, flusso modulato con eliminazione di picchi di accodamento, riduzione dell'inquinamento causato dal fenomeno dello stop and go e della qualità urbana in quanto vengono effettuate nuove piantumazioni e arredo urbano. Punto 3. Se l'intervento su Piazzale Duca d'Aosta, che è quello in previsione in Largo San Giovanni, per le loro caratteristiche intrinseche, rientrano a pieno all'interno del disposto normativo della legge regionale 13/2014, che ha innovato il dispositivo dell'ex legge regionale 14 del 2002 in materia di realizzazione di opere pubbliche su scala regionale, ed in ossequio ai principi del Codice degli Appalti, decreto legislativo 163/2006, che all'articolo 2,1 bis testualmente, fra l'altro, recita:
nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. In particolare, nel caso specifico, è stato adottato l'affidamento diretto delle singole lavorazioni, in quanto esse sono da considerarsi quali interventi autonomi e tutte riconducibili come finalità al miglioramento della sicurezza viaria dei due nodi in questione. Lo spacchettamento dell'intervento ha permesso di accelerare l'avvio dei lavori, snellire le procedure burocratiche nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza, garantire una congrua quantificazione di costi e la gestione anche in sicurezza dei cantieri. Punto 4. Per quanto riguarda l'intervento eseguito su Piazzale Duca d'Aosta, si sottolinea che la fase sperimentale realizzata con la messa in opera dei New Jersey rossi e bianchi e della segnaletica provvisoria orizzontale di colore giallo e verticale su piantana, conformi al codice della strada, non ha comportato costi aggiuntivi per l'amministrazione. Tale fase sperimentale era prevista e necessaria per testare sul campo l'efficacia delle soluzioni adottate e di apporre gli idonei correttivi prima di passare al consolidamento finale. Questa è una prassi che viene fatta anche prima di realizzare altre rotatorie in cui vediamo in giro anche in altre città, in altri paesi. Punto 5. Domenica 13 marzo 2016, con le asfaltature è partita la fase di consolidamento delle geometrie dell'attuale anello ellissoidale. Con utilizzo di segnaletica orizzontale e verticale si prevede la chiusura dei lavori, compreso il verde e le piantumazioni, entro metà aprile. La programmazione del consolidamento della rotatoria è stato coordinato con il programma generale delle asfaltature lungo il ring che ha avuto avvio il 7 marzo 2016, con tempi ovviamente poi sempre subordinati alle condizioni atmosferiche. Si opera all'aperto. La sperimentazione realizzata con i New Jersey ha dato buoni risultati, pertanto il consolidamento ha ricalcato le geometrie definite nella fase provvisoria, con alcuni piccoli accorgimenti tesi a migliorare l'accessibilità per l'utenza debole. La fase sperimentale attuata in Piazzale Duca d'Aosta ha fornito molti input migliorativi anche per il progetto di Largo San Giovanni. La forma di questa rotatoria è stata riconsiderata e ricalcolata, contenendo leggermente gli spazi di manovra senza tuttavia abbassare i margini di capacità della stessa. La forma più consona ed efficiente che ne è risultata è quella ad elisse, in quanto più riconoscibile dall'utente della strada. Vista, punto 7. Vista la presenza di altri lavori, rotatoria di via Montereale, statale 13, che sono qua prossimi alla partenza, l'affidamento all'impresa è già avvenuto, quindi è questione di pochi giorni. E la ristrutturazione incrocio di via De Paoli Oberdan, la rotatoria di Largo San Giovanni è prevista in realizzazione per fine giugno. Anche in questo caso sarà realizzata prima in via sperimentale e poi consolidata con gli opportuni correttivi. Terminato, assessore? Sì, grazie. Prego, consigliere Lo Perfido, può dichiarare se si ritiene soddisfatto. E ho sempre 5 minuti e basta, vero? Al bilancio li mettiamo sti soldi per il... se arriviamo al bilancio. No, sono già stanziati i soldi. Sì, vabbè, è 8 mesi che lo diciamo. Guardi, assessore, io la ringrazio per la pazienza con la quale ha letto tutto quanto. Però non posso essere soddisfatto, perché non ho capito assolutamente niente di quello che sta succedendo nella viabilità cittadina.
perché se lei mi dice che a metà aprile verrà terminata Piazza Duca d'Aosta, io vedo, perché veramente uno fa il consigliere dell'opposizione, tra l'altro ritagliandolo nello spazio di tempo dal lavoro, per cercare di capire le cose, se non capisce fa un'interrogazione. Dunque, quando ci fu il PUMS, non il sottoscritto, che non capisce niente, ma colleghi, ora non presenti, con una certa esperienza, dissero: guardate che quella rotatoria in Piazza Duca d'Aosta così non va bene, sarà pericolosa ed inutile. Allora, quando il centrodestra vi dice che non siete dialoganti, anche gli avete dimostrato il fatto di non essere per niente disponibili ad accettare i suggerimenti. Avete insistito nella rotatoria Cannocchiale, l'avete realizzata come avete voluto realizzarla, con le tempistiche che avete deciso voi. Vi abbiamo detto come mai li fate i lavori adesso che si arriverà verso l'inverno. Lei mi ha appena confermato che effettivamente avete dovuto interrompere i lavori perché inaspettatamente è arrivato l'inverno. È chiaro, se iniziamo i lavori a dicembre è chiaro che arriva l'inverno, e quindi non è di certo colpa dello Spirito Santo se ci dobbiamo fermare quei lavori. È una cosa prevedibile da penso almeno migliaia di anni, il fatto che ci sono le stagioni, e che quindi non si può dire ci siamo dovuti fermare perché è arrivato l'inverno. Se parte con i lavori a dicembre è normale, assessore. Quindi, e quando avevamo detto che non andava bene, che forse non era il caso di fare i lavori a dicembre perché dovevate far vedere che avevate tutto di colpo la fregola, forse dovevate anche ascoltare, non avete ascoltato, e ci troviamo che nel PUMS avete questo progetto di piazza rotatoria, di Piazza Duca d'Aosta con la rotatoria a Cannocchiale, che non andava bene, ma secondo voi andava bene. Ora ci troviamo questa che va bene sicuramente per quanto riguarda le autovetture, ma forse meno bene per quanto riguarda la fluidità del traffico ciclabile e anche per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti e quindi la viabilità in genere. Però poi, assessore, se lei mi va sui giornali a dire che il progetto di Piazza Duca d'Aosta è questo, non mi può dire all'interrogazione che ad aprile termina il progetto della realizzazione di Piazza Duca d'Aosta. È completamente falso, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché lei ha dichiarato sui giornali che dipenderà dalla prossima amministrazione la realizzazione finale di Piazza Duca d'Aosta. Quindi non accetto una risposta del genere, perché è completamente falso, è una mancanza di rispetto nei confronti dei consiglieri dell'opposizione, è una mancanza di rispetto nei confronti di chi si impegna per cercare di capire cosa vuol dire quando in una delibera si dice che gli obiettivi del PUM sono quelli di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione e di realizzare già nel corso del 2015 gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria sul nodo di Largo San Giovanni e sul nodo in Piazzale Duca d'Aosta, cosa che non avete realizzato né in Piazza Duca d'Aosta, perché siamo ad aprile ed è ancora in fase 2016, è ancora in fase finale di realizzazione. E Largo San Giovanni lo sapevo già, perché l'ho letto dal Twitter della Daniela Giust, che non avreste fatto prima della fine del vostro mandato Largo San Giovanni. Quindi non serviva che mi rispondesse lei. Daniela Giust è stata molto, ma molto più chiara e concreta, nel senso che è stata molto rapida, sapeva in anteprima, ma d'altronde si sa che addirittura la invitate già a far parte della giunta, e questo è un articolo di giornale che se vuole smentire nuovamente, cara collega, può farlo, ma io lo leggo dal comunicato fatto quando il progetto del Museo della Guerra Fredda presentato dall'onorevole Zanini in giunta ha previsto anche la presenza della collega Giust anche in giunta comunale. Quindi se io chiedo, d'ora in poi avrò i dubbi, non mi rivolgerò a questa giunta, continuerò a rivolgermi alle pagine di Twitter, di Facebook, del sito internet della candidata sindaco, che sa le cose meglio di me e forse anche meglio di qualche assessore, visto che lei mi dice che ad aprile la termina, ma poi mi dice che in realtà questo è il vero progetto di Piazza Duca d'Aosta e dipenderà dalla prossima amministrazione, dai soldi che troverà la prossima amministrazione. Mi chiedo, questi 250.000 euro che lei ha speso per fare quella cosa là, a cosa servono? E se forse magari ci deve essere anche qualcuno che deve andare a guardare bene questi conti, perché lì c'è stato un grosso spreco di denaro. Se lei mi dice che non sarà quella la piazza, ma sarà questa, e che farà una prossima amministrazione se troverà i soldi, e quindi forse qua bisognerà andare a fondo per capire se i soldi sono stati spesi bene. Grazie consigliere. E qua la Corte dei Conti. Interrogazione numero 14, gruppo consigliere PDL Fratelli d'Italia. Oggetto validità PAC.
Rilevato che, con deliberazione della Giunta Comunale numero 13 del 29 gennaio 2016, è stato approvato il Piano d'Azione Comunale, PAC, per i 10 comuni dell'area pordenonese. Atteso che il piano in argomento, pur essendo un atto di gestione che declina le azioni già stabilite nel piano di azione regionale, introduce di fatto norme regolamentari e stabilisce le relative sanzioni amministrative in caso di accertata inottemperanza delle norme stesse. Con il piano di azione comunale, nella sezione 6, sono stabilite nuove sanzioni per le violazioni delle azioni fissate dal piano stesso. In base al testo unico degli enti locali, con il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche e integrazioni, con cui si stabilisce l'articolo 7 bis, comma 1 bis, che la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni e alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, preso atto che sia il piano di azione regionale approvato con deliberazione della giunta regionale che il piano di azione comunale approvato con deliberazione della giunta comunale non possono costituire rispettivamente né disposizione di legge né specifica norma regolamentare, in quanto di competenza esclusiva nel primo caso del Consiglio regionale e nel secondo caso del Consiglio comunale, richiamato a questo proposito l'articolo 42 suscitato dal decreto legislativo 267-2000, che individua nel Consiglio Comunale l'organo che ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, il sottoscritto chiede all'amministrazione se, per le motivazioni sopra espresse, il PAC approvato dalla Giunta Comunale e non dal Consiglio Comunale, organo deputato a disciplinare le norme regolamentari, possa reputarsi regolarmente vigente. Firmato Emanuele Perfido, gruppo consigliere PDL Fratelli d'Italia. Assessore Conficoni, prego. Sì, grazie Presidente, grazie anche al consigliere Perfido per l'interrogazione che mi permette di rassicurare lui e tutti i concittadini in quest'Aula nel ribadire che il piano di azione comunale è vigente, è assolutamente regolare. E il piano è stato approvato dalla Giunta Municipale in ossequio a quanto previsto dal piano di azione regionale che, lo voglio ricordare per l'ennesima volta, obbliga l'amministrazione comunale ad adottare dei provvedimenti di limitazione sia al traffico che al riscaldamento in occasione del verificarsi degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. Il nuovo piano riteniamo che ci consenta di agire più efficacemente sul versante della prevenzione, raccogliendo quelli che sono i contenuti appunto del piano di azione regionale, e ci consente di agire in modo più efficace sia perché siamo riusciti a coinvolgere ben 10 comuni con termine al capoluogo. Infatti le nuove regole valgono per oltre 147.000 residenti sugli oltre 300.000 della nostra provincia, quindi l'estensione territoriale è indubbiamente più significativa della precedente, dato che i comuni coinvolti erano semplicemente 3, Pordenone, Cordenonse e Porcia, sia perché le misure entrano in vigore tempestivamente, mentre prima bisognava aspettare 6 giorni superamento dei limiti previsti. Oggi, sin dal primo giorno, grazie al sistema di allerta di informativa messo in atto dalla Regione tramite ARPA, siamo in grado di introdurre le limitazioni e quindi anche sotto questo profilo c'è un miglioramento rispetto al recente passato. Per quel che riguarda il traffico, oltretutto riteniamo che la scelta di privilegiare una limitazione di carattere stagionale riguardante l'area centrale, provvedimento che è stato oggetto di una concertazione anche con l'Associazione dei Commercianti, consenta anche alle persone di programmare le proprie attività e quindi limiti in qualche modo i disagi che l'introduzione delle targhe alterne inevitabilmente portava con sé, essendo quella
una misura di carattere emergenziale, quindi difficilmente prevedibile. L'adozione di una delibera di giunta non ha assolutamente pregiudicato la validità e l'efficacia del provvedimento, che comunque contiene degli aspetti sanzionatori, questo perché diversamente da altri comuni tra quelli coinvolti, il nostro ha per tempo adottato il regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, e questo piano, la vigenza di questo piano, diciamo, è accompagnata dall'emissione di due ordinanze. Una riguarda i provvedimenti di limitazione al riscaldamento e all'accensione dei fuochi, l'altra riguarda i provvedimenti di limitazione al traffico, sono delle ordinanze che hanno carattere stagionale. Oltretutto la delibera è stata vidimata, diciamo, dai pareri di regolarità dei tecnici e dei responsabili, e quindi, diciamo, ci sono tutti i crismi di regolarità. Il percorso di alcuni altri tra i 10 comuni coinvolti è stato diverso e ha previsto un passaggio in consiglio comunale, proprio perché questi comuni non avevano in precedenza adottato il regolamento che è stato votato, tra l'altro, da questo consiglio comunale l'11 febbraio del 2013. Per questo c'è stata questa discrasia, ma in tutti i comuni adesso il piano, compreso l'aspetto sanzionatorio, è assolutamente efficace. Grazie. Grazie, assessore. Prego, consigliere Lo Perfido. Grazie Presidente, grazie Assessore, che devo dire lei ha sempre cercato di prestare molta attenzione per quanto riguarda le competenze del Comune nelle tematiche del salvaguardia ambientale. Poi che ci sia riuscito o meno, questo è un altro discorso, però quantomeno si è impegnato e questo le lo riconosco. Poi, oltre all'impegno, bisogna anche avere supporto regolamentare e della norma, perché il piano che è stato, ovviamente, probabilmente qualcuno ha fatto più attenzione all'aspetto propagandistico che regolamentare, riguardo questo respiriamo Pordenone, il fatto che se per caso stiamo sforando si chiude il ring e tutto il mondo diventa più blu. Però c'è anche la questione regolamentare. Allora, è vero quello che dice lei, che noi abbiamo approvato tempo fa il regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali. Però ci sono diversi pareri che dicono che, considerato che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di natura regolamentare e sanzionatoria previste nel piano d'azione comunale che ha adottato questa giunta, nonché al fine di rendere efficace l'ordinanza sindacale suddetta, ovvero quella che quando lei fa entrare l'ordinanza sindacale, lei non deve fare riferimento soltanto al piano approvato dalla Giunta, ma deve fare riferimento ad un regolamento che deve approvare assolutamente il Consiglio Comunale, che è l'organo sovrano. Lei non può dire ma noi abbiamo quel regolamento, ma quel regolamento fa riferimento soltanto a sanzioni amministrative, ma non disciplinate, perché altrimenti non sono disciplinate quelle del PAC che ha approvato, perché il PAC l'abbiamo approvato adesso, l'avete approvato adesso, e se avvengono dopo queste norme non possono essere disciplinate da un regolamento che esisteva prima. Ed è quindi per questo motivo che insisto a chiedere a questa giunta di magari valutare l'ipotesi che prima di far entrare in funzione il PAC per quando arriverà il prossimo inverno, perché ormai sappiamo tutti che non sono di certo gli automezzi che entrano all'interno del ring che inquinano, sarebbe il caso di far fare un passaggio in Consiglio Comunale, far approvare questo PAC al Consiglio Comunale, perché altrimenti con un ricorso è molto probabile che questo PAC, che la validità del PAC da voi approvato, non abbia assolutamente validità. E ripeto, come per l'interrogazione precedente, è un consiglio che diamo e ogni tanto vorremmo che questa giunta i consigli li prendesse in quanto tali e non chiudesse immediatamente occhi e orecchie soltanto perché provengono dall'opposizione. Sulla rotatoria abbiamo già detto, sui cedri è una cosa che adesso se la vedrà lei con la collega Piccin e anche con la candidata Giust, che ha detto che li salverà, e anche con il vicepresidente regionale che ha detto che li salverà, quindi se la vedrà lei che ha detto che li butta giù,
sono fatti suoi. Ma su questo, visto che ci sarà tempo per l'ordinanza che bloccherà il traffico, per l'ordinanza che bloccherà il riscaldamento delle abitazioni, ovvero dal prossimo dicembre, un consiglio veramente col cuore è di far fare un passaggio in consiglio comunale, altrimenti vi facciamo ricorso, perché ve l'hanno detto da tante parti che deve essere il piano approvato dal consiglio comunale, altrimenti, perché l'articolo 1 del regolamento individua l'oggetto delle stesse, ovvero l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di ordinanze e regolamenti, atti di competenza comunale, che devono essere adottati esclusivamente in attuazione di specifiche norme di legge che non ci sono, le avete approvate dopo, e quindi, siccome state approvate dopo, le norme devono passare tramite il Consiglio Comunale. Senza regolamento non si può fare un'ordinanza, senza regolamento specifico sul PAC non si può fare l'ordinanza, e quindi non sarebbero valide. Anche perché poi magari li puoi rivedere anche meglio, perché assessore, sappiamo tutti che non è chiudendo il ring che si abbatte l'inquinamento, abbiamo la Pontebana a un chilometro, sono le abitazioni che inquinano, lo sa meglio di me, allora che vada ad agire su quello piuttosto che su chiudere il ring, che non ce ne facciamo niente di chiudere il ring, lo sa anche lei dalle statistiche, l'abbiamo visto quest'inverno, abbiamo chiuso il ring per 3 giorni, anzi è peggiorata la situazione, quindi miglioriamolo finché può, finché sarà ancora lei al governo di questa città, e non le lo auguro. Chiudiamo le abitazioni. No, te lo dico perché se no, siccome lui non lo dice, se inquinano le abitazioni. Tra l'altro, e chiudo veramente anche lì, assessore, se lei si ricorda, io gli inviai un'email. Come fa il comune a verificare chi rispetta la norma del riscaldamento nelle abitazioni? E c'è un grosso punto di domanda al quale questa amministrazione ancora non ha dato risposta. Grazie. Vabbè, se è legittimo, è legittimo, se non sarà. Opinione di... No, ma non è questione di maggioranza opposizione, questo volevo dire. Ma la parte regolamentare però non è stata disciplinata allo stesso modo, perché Pasiano ha approvato il Consiglio Comunale Prata. Va bene, potete. Scusa. Vabbè, dopo vi chiarirete. Allora, interrogazione numero 15. Interrogazione sulla chiusura dei laboratori dell'ARPA a Pordenone. Considerato che l'Agenzia svolge un ruolo importantissimo e fondamentale per tutto il territorio regionale, che l'Agenzia ha una sua sede operativa presso Pordenone, che l'Agenzia con sede a Pordenone risulta avere un ruolo chiave per il benessere e la sicurezza dei cittadini, avendo la funzione di vigilare, di vigilanza e controllo ambientale e alimentare, che l'Agenzia con sede a Pordenone è dotata di professionisti altamente qualificati e dispone di eccellenze tecniche riconosciute e certificate a livello europeo. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sta subendo una riorganizzazione complessiva da parte della Regione, la quale prevede addirittura la cancellazione dell'Agenzia dal nostro territorio per trasferirla a Udine. La domanda dei servizi che tale Agenzia effettua andrà sicuramente ad aumentare nel prossimo futuro. Che tutte le sedi operative dell'ARPA svolgono compiti unici e non sovrapponibili, siano cioè ognuno laboratori specializzati. Il sottoscritto interroga l'amministrazione per sapere perché la Regione preveda un consistente taglio economico al personale della struttura, nonostante appaia sempre più evidente l'aumento dell'importanza dei servizi erogati dall'ARPA. Se l'amministrazione sia a conoscenza del problema ed eventualmente da quanto, se sia concorde con le decisioni della Regione ed eventualmente cosa abbia fatto per evitare l'ipotesi di cancellazione dei laboratori pordenonesi. Se l'amministrazione è a conoscenza dei fantomatici risparmi che produrrebbe l'operazione di cancellazione della struttura pordenonese in nome di un accorpamento unico regionale e se sì di quantificarli. Perché, pur considerando la sede udinese dei laboratori ARPA non attualmente adatta e quindi provvisoria, vi sia la necessità nel breve periodo di spostare l'operatività dei laboratori pordenonesi in tali sedi inadeguate dell'udinese, facendo poi aumentare notevolmente i costi per un doppio disastroso trasloco. Perché la sede pordenonese ritenuta adeguata di proprietà dell'ente venga ritenuta antieconomica. Perché se l'intenzione è di creare un laboratorio unico regionale con sede a Udine, la sede di Trieste abbia un trattamento diverso rispetto alla sede di Pordenone, in quanto la sede di Trieste non verrà immediatamente trasferita. Come sia possibile oggi ritenere economicamente vantaggioso per la collettività dismettere strutture pubbliche utilissime,
come sia possibile immaginare di trasferire personale altamente professionale e qualificato come quello attuale da un luogo all'altro senza incorrere in perdite di personale, generando quindi carenza professionale e maggiori costi per la formazione e la sostituzione, perdendo così un grande patrimonio professionale e una perdita netta di capacità operativa. Se la Regione si renda conto della burocrazia e delle tempistiche per il riaccreditamento delle capacità e competenze di analisi nelle eventuali nuove sedi. Un eventuale riaccreditamento comporterebbe un'attesa vicina all'anno e quindi inevitabilmente la perdita temporanea del servizio. Perché sia stato recentemente investito ulteriore e ingente denaro per la ristrutturazione e la messa in adeguamento dei laboratori pordenonesi, si avvia già l'ottica di smettere e vendere la struttura. Cosa abbia intenzione di fare l'amministrazione per salvaguardare questo laboratorio strategico? Come abbia intenzione di supportare i lavoratori della sede pordenonese dell'ARPA? Se l'amministrazione consideri questo taglio esclusivo a Pordenone come l'ennesima beffa al nostro territorio, che evidentemente svolge la funzione di cavia da laboratorio. Firmato Riccardo Piccinato, Gruppo Lega Nord. Prego, signor Sindaco. Grazie signor Presidente, grazie consigliere. Lei ha toccato un tema che mi sta particolarmente a cuore e cercherò di svolgerlo, devo dire, non con la stessa proprio dovizia di particolari, ma cercando di colpire un po' la sostanza. Piccolissima premessa, questo accorpamento, non so come lo chiama, concentrazione insomma, delle funzioni dell'ARPA in regione ha una storia piuttosto antica, no? È stato cominciato ancora nel 2009, assistiamo di fatto noi come cittadini o come politici della nostra città ad una specie di trasversalità riguardo alla decisione del fatto di avere alla fine queste competenze specifiche relative ai laboratori cosiddetti unici regionali in due sedi, a Udine e a Trieste. Questo era fin dall'inizio, poi vari corsi e ricorsi, è stato ribadito al termine settembre, se ben ricordo, del 2015, questo disegno con una attuazione che al momento risulta non proprio al massimo della, come si dice, dell'energia dal punto di vista dell'esecuzione. Cioè sembra che il tutto abbia un momento di stasi e di confronto anche con i lavoratori all'interno dell'ARPA che hanno sottolineato, secondo me, giustamente e anche con una grande coscienza da un punto di vista proprio della loro professionalità, che certo loro sono interessati a capire se verranno trasferiti o meno. È chiaro che ci sono problemi che poi toccano da vicino un certo numero di famiglie, poi dico i numeri, ma soprattutto sottolineavano che le competenze che la sede di Pordenone in questo momento ha, ed alcune si sono perse proprio in termini numerici, le competenze relative proprio a quello che era già citato nell'interrogazione, quindi all'analisi degli alimenti che venivano fatti sia per la parte marina che per la parte, diciamo, sanitaria, adesso perdonate se non sono preciso nella definizione, sono uniche nella nostra regione e si basano su accreditamenti molto precisi, e il fatto di spostare fisicamente la sede delle analisi rimette in discussione il fatto sia di avere l'accreditamento che del tempo relativo da investire per alla fine anche a parità di persone per avere questo riconoscimento. Ecco, probabilmente dirò qualche cosa un po' fuori del coro. Io nell'ultimo periodo, anche nell'altro ruolo che ho come provincia, sono stato coinvolto spesso e volentieri in discussioni sul trasferimento di funzioni, no? E quello per cui ci siamo battuti, mi associo ai dirigenti, ai politici e al segretario della provincia, ci siamo battuti per far capire che stranamente, nel 2016, si possono avere siti lontani della stessa unità che dialogano tra di loro facilmente senza nessun problema. Non occorre
necessariamente avere fisicamente la concentrazione come unico elemento indispensabile per avere questo, non so come dire, per fare efficienza. Basta avere dei processi chiari e usare al meglio i collegamenti che tra l'altro già esistono. Ecco, io l'assessore Saravito l'ho incontrato più di qualche volta, però anche se ormai lei capisce bene che insomma il tempo non è proprio dalla mia parte, però negli incontri che devo avere con lei, questo sarà un tema molto preciso. Perché? Perché devo aggiungere che se inizialmente l'idea di spostare il laboratorio era anche stato collegato al fatto che una parte appunto dell'edificio dell'ARPA doveva essere dato al consorzio universitario, perché c'era anche questo di mezzo, no? L'espansione del consorzio universitario e quindi indubbiamente il fatto che ci fosse una possibilità e quindi c'era una catena che si sviluppava, questo oggi non è più attuale, quindi non esiste neanche, l'abbiamo anche detto chiaramente anche nel piano regolatore questo. Quindi voglio dire, a mio avviso, io capisco che gli atti amministrativi hanno una validità molto precisa, devono essere coerenti nel tempo, hanno un loro svolgimento, però sono cambiati dei presupposti, sia per il riutilizzo, che credo essere un aspetto non banale, sia dal punto di vista di come organizzare un laboratorio, e qui arrivo ai numeri. La nostra sede ARPA al momento conta nella cosiddetta parte territoriale 40 persone, e le persone che sono nella parte, diciamo, dei laboratori sono 7. È chiaro che se avessimo discusso di questa cosa 3-4 mesi fa, i numeri erano un po' diversi, perché c'è stata anche una mobilità all'interno che è stata anche in parte favorita. Quindi fa piacere vedere che indubbiamente c'è un'attenzione alle persone, no? Secondo me, come politico, l'incarico che io mi prendo è che oltre a questo però noi dobbiamo anche farci carico di questo patrimonio di conoscenze. Lo diciamo sempre, se le vogliamo conservare non vedo perché dobbiamo spostare una persona competente del laboratorio a fare un lavoro di tipo territoriale, perché di fatto il lavoro di prima non lo farà più. Sì, ce l'abbiamo come numero a libro paga, però abbiamo perso la sua esperienza precedente. Quindi io quello che le voglio dire è che io la cosa che chiederò in modo abbastanza chiaro nell'incontro che sto per avere, i tempi sono sempre un po' lunghi per incontrare l'assessore, sono due. Uno, se io non li ho visti questi piani economici di partenza, se sono ancora validi, visto che una parte della struttura sicuramente non è immediatamente, come dire, assorbibile da qualcun altro, non è riutilizzabile, primo punto. E secondo, se alla luce di un'organizzazione come stiamo facendo per altre funzioni provinciali, che comunque le vedrà ospitate nella città di Pordenone, pur appartenendo ad una funzione regionale che magari è la direzione da un'altra parte, ma che comunque consente tranquillamente alla gente di lavorare qua, questo non sia un metodo più, diciamo, adatto ai tempi rispetto alla trasformazione e alla creazione di un'unità che io non nego che possa esserci una maggior così efficienza, un approccio maggiore con un'unica direzione, ma questo non vuol dire che non ci possano essere più siti. Finisco con un'unica osservazione: non è proprio vero che siamo gli unici. Gorizia, no, che aveva una sua sede ARPA, è stata già chiusa 2 anni fa, anche se c'è un distinguo. Aspetta, c'è un distinguo. Gorizia svolgeva funzioni che erano chiaramente dei duplicati di materia, diciamo, che era trattata da Udine, quindi questa, non so come dire, questa sovrapposizione di attività e di ruoli, insomma, poteva offrire degli spunti, no, sul fatto di organizzarlo meglio. Non è il nostro caso, invece, proprio per la unicità a cui mi riferivo. Quindi, come per altri temi in cui
magari con basso profilo, ma insomma ci si batte per far sì che le cose siano gestite in modo intelligente. Anche questo sarà uno dei fronti che mi prendo e ho già nella mia, come si dice, lista delle cose da fare. Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere Pecinato. Grazie, Presidente. Non posso che dirmi pienamente soddisfatto della risposta del nostro Sindaco in merito a un tema così delicato per il futuro comunque della nostra terra. Certo, un laboratorio piccolo, perché appunto si riguarda adesso di appunto 7 persone, all'epoca quando mi sono interessato erano una decina, quindi qualcuna in più, 11 esatto, e, che però appunto sono tecnici che hanno grande esperienza, grande potenziale e che ricoprono appunto degli incarichi che per i quali serve ampia conoscenza, ampi studi, appunto un accreditamento molto lungo per poter svolgere adeguatamente gli incarichi. Essendo appunto il laboratorio dell'ARPA per la protezione dell'ambiente molto importante per tutti i cittadini, io auspico che davvero il nostro sindaco riesca a portare a casa un risultato che sta sotto gli occhi di tutti, appunto, dell'importanza di avere sul nostro territorio questo laboratorio. Anche perché appunto io ho spulciato un po' le carte che ho avuto a mia disposizione per quanto riguarda le carte della regione, che facevano un po' mandato, diciamo, di chiusura, e non ho assolutamente visto né quantificato alcun tipo di neanche ragionamento di risparmio, perché appunto ho sottolineato l'illogicità di fare quantomeno un doppio trasloco senza aver individuato già una sede definitiva, per cui si parla veramente di qualcosa di aberrante. E già si parla di ormai 7 anni fa, nella passata amministrazione c'era stato un documento in cui l'amministrazione si era fatta carico di difesa del laboratorio. Quindi io auspico che questo venga assolutamente portato a casa come risultato, anche come simbolo di una ripresa e di un cambiamento di rotta da parte di questo territorio, soprattutto per quei tagli che sono assolutamente incomprensibili e che da un punto di vista economico non si riescono veramente minimamente a capire. Grazie. Grazie, consigliere. Interrogazione numero 16. Oggetto: iniziativa politica elettorale presso il Museo Civico d'Arte di Pordenone. Appreso da organi di stampa e da social network che in data 30 marzo si terrà l'evento organizzato dall'Associazione Culturale Pordenone 1291, legata alla lista civica Pordenone 1291, lista che sostiene il candidato sindaco Daniela Giuste, che tra gli eventi previsti da questa iniziativa elettorale si legge che sarà possibile visitare gratuitamente Palazzo Richieri con il Museo Civico d'Arte. Appurato a quanto si può leggere nel sito internet del Comune di Pordenone, che l'amministrazione comunale riconosce alcune agevolazioni a favore dei visitatori nell'ambito di specifiche convenzioni, quali ingresso ridotto alle collezioni permanenti in tutte le sedi espositive comunali, ingresso ridotto alle mostre temporanee in tutte le sedi espositive comunali. Ove vi è la lista delle convenzioni in essere, non risultano esservi convenzioni con la neonata Associazione Culturale Pordenone 1291. Gli orari di apertura del Museo Civico sono dalle ore 15 alle ore 19. Il sottoscritto, pur ritenendo l'iniziativa di carattere elettorale lodevole dal punto di vista filantropico, chiede a codesta amministrazione se vi sia una convenzione in essere che prevede l'ingresso gratuito nei musei civici e quali siano i termini della convenzione. Come viene disciplinato a livello organizzativo e di costi l'ingresso gratuito presso i musei civici, la variazione degli orari di apertura e l'impiego di personale oltre l'orario stabilito. Quando è stata stipulata o definita la convenzione in essere con l'Associazione Culturale Pordenone 1291? Firmato Emanuele Loperfido, gruppo consigliare PDL Fratelli d'Italia. Assessore Cattaruzza, prego. Buonasera, rispetto alla prima richiesta dico che con l'amministrazione comunale, con delibera aggiuntale del 301 del 28 dicembre 2012, ha approvato la nuova modulazione del piano tariffario d'ingresso ai musei civici e alle varie gallerie.
con l'intento di favorire da un lato anche quello che poteva essere attraverso forme agevolative legate a occasioni particolari o determinate categorie di utenza, studenti, anziani, famiglie e nonché istituzioni e associazioni culturali. Pertanto l'ingresso ridotto è riservato ai titolari della tessera per il prestito di libri della Biblioteca Multimediale di Pordenone appartenenti ad enti, componenti quindi di enti e associazioni privati convenzionati, in genere coloro i quali hanno svolto nel corso del tempo un'attività anche di sponsorizzazione delle iniziative culturali del Comune, quindi per creare una situazione di sinergia con questo è stato appunto inserito questa possibilità, i titolari della carta d'argento del Comune di Pordenone, gli studenti universitari con tessera di iscrizione, gruppi di almeno 10 persone, compatti 10 persone, insegnanti di scuole di ogni ordine e grado che mostrino il tesserino di riconoscimento e visitatori con età superiore ai 65 anni. L'ingresso gratuito invece è riservato, secondo quelli che sono i canoni, alcuni di questi di norma, alle guide turistiche con tesserino di riconoscimento, giornalisti con tesserino di riconoscimento, gruppi scolastici compresi due accompagnatori per ogni gruppo, giovani fino a compimento di 18 anni di età, portatori di handicap e loro accompagnatori, funzionari della sovrintendenza, direttori e conservatori dei musei civici e infine i soci delle associazioni, questo istituzionalizzato, Amici di Parco, Compagnia delle Rose, Amici della Cultura, Associazione del Castello di Torre, in quanto le predette associazioni sono impegnate in attività di continuativa di sostegno e promozione delle iniziative museali e delle manifestazioni che si svolgono nelle gallerie e nei musei. L'ingresso gratuito inoltre è previsto anche in occasioni di eventi promossi dal Ministero per i beni e le attività culturali, per esempio la Settimana della Cultura, Giornata Europea del Patrimonio e così via, oppure di particolari ricorrenze celebrative ed eventi particolari. Per quanto concerne la seconda richiesta, cioè quello di con lettera del 25 marzo 2016, il presidente dell'Associazione Culturale Pordenone 1291 ha chiesto la possibilità di prolungare l'orario di chiusura del Museo Civico d'Arte per la giornata del 30 marzo in occasione di una serie di programmi ed incontri di visite organizzate per ricordare il 725esimo anniversario della promulgazione del primo statuto del Comune di Pordenone, con l'assunzione di tutti i costi relativi sia all'apertura quanto all'acquisizione dei biglietti, con la riduzione prevista per i gruppi di almeno 10 persone, tant'è vero che sono state compattati e quindi ci sono state 88 presenze suddivise in gruppi da 10 persone. Nessun onere, ripeto, era a carico dell'amministrazione comunale. Successivamente, verificata l'indisponibilità di personale, corretto quanto lei appunto ha detto che l'apertura era stata richiesta sino alle 21, ma verificata l'indisponibilità del personale qualificato per il prolungamento dell'apertura del Museo Civico, è stato concordato con il referente dell'associazione e con l'associazione Ottone Zanolin ed Elena D'Ametto Onlus, che collabora con l'associazione culturale Pordenone 1291, di effettuare le visite organizzate durante il normale orario di apertura del Museo Civico, cioè dalle 15 alle 19. Terzo punto, che l'associazione culturale Pordenone 1291 non ha attualmente nessun tipo di convenzione con i musei per usufruire delle previste agevolazioni riservate ai propri soci. Grazie. Assessore, prego, consigliere Lo Perfido. Grazie, Assessore, per la puntuale risposta, che era appunto ad un'interrogazione che aveva appunto l'intento di ricevere alcuni chiarimenti. Devo dire che hanno avuto la fortuna di scegliere il campanile di San Marco e non quello di San Giorgio, e quindi è andata tutto bene, hanno fatto una bella iniziativa, abbiamo appreso che al museo ci sono stati 88 ingressi, quindi sicuramente insomma, l'iniziativa dal punto di vista filantrofico ha avuto il successo che speravano. E apprendo oltretutto dalla sua risposta che una fondazione che si era proposta in città, che aveva l'intento di essere puramente filantropica, invece
si sta proponendo come un'associazione, una fondazione che fa anche attività politica, comunque questo è anche un modo per far capire che l'attività politica a Pordenone si può fare anche tramite le fondazioni, comunque questo sta nell'ordine delle cose, almeno si può sapere anche con chi si ha a che fare, perché nel momento in cui si dice che si fa A e invece si fa A e B, anche le amministrazioni magari possono guardare con un occhio diverso chi pensa di avere a che fare con un'attività che fa unicamente cultura e invece poi fa attività politica. E quindi magari si deve anche rivalutare eventuali contributi o anche eventuali sostegni nel concedere degli spazi pubblici. Perché un conto è fare cultura, un conto è fare attività politica. Abbiamo appreso che una fondazione che è nata da poco fa anche attività politica. Abbiamo sdoganato il fatto che anche a Pordenone si può fare politica tramite le fondazioni, quindi non ci sono più le verginelle che fanno soltanto cultura, ma ripeto, rispetto all'interrogazione sono totalmente soddisfatto e consiglio nuovamente all'associazione 1291 di non fare iniziativa sul campanile di San Giorgio. Grazie. Grazie consigliere. Bene, abbiamo esaurito le interrogazioni, possiamo passare allora alle proposte di deliberazione. Sono le 19.50. Iniziamo con la proposta numero 9/2016. Sentenza del Tribunale di Pordenone numero 793 del 2015, del 6 novembre 2015, causa Claro Italia SRL, Comune di Pordenone. Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alle spese di lite a favore della ditta Claro Italia SRL. La parola all'assessore Mazzer. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Noi, come atto amministrativo, oggi siamo a riconoscere un debito fuori bilancio che è un atto dovuto a seguito di una sentenza e quindi di fatto è un atto che prevede o l'assunzione di responsabilità da parte del Consiglio oppure, ovviamente, il riconoscimento di questo debito. A me interessa anche, in questa sede, ricostruire l'iter dei fatti proprio perché si possa valutare dal punto di vista amministrativo anche la correttezza che hanno avuto i nostri uffici a partire da quello della Polizia Locale ma anche all'Avvocatura che di seguito si è occupata di questo procedimento amministrativo. I fatti quindi. In data 15/6 del 2013 il nostro comando della Polizia Locale ha emesso tre ordinanze ingiunzione. Ciascuna di queste ordinanze era pari a 7.746 euro, che è l'importo minimo delle sanzioni che è dovuto per legge, perché sono stati trovati in commercio, non qui a Pordenone, ma in un punto vendita di Conegliano, tre paia di occhiali da sole che non erano conformi al decreto legislativo 4 dicembre 92 numero 475. Come mai in un punto di vendita di Conegliano succede questo e la sanzione la emana invece il nostro comando di polizia locale? Perché la ditta che aveva prodotto questi occhiali e che aveva commercializzato questi occhiali era di Pordenone, aveva sede allora a Pordenone, mi pare che adesso non ce l'abbia neanche più, se non sbaglio. Ma in quel periodo aveva comunque sede a Pordenone. Cos'è successo? Che tre dei funzionari della Camera di Commercio di Treviso, territorialmente competenti, avevano fatto questo sopralluogo in questo punto vendita e hanno anche si sono avvalsi del supporto di un istituto di ricerca e collaudi e ha semplicemente stilato dei verbali di accertamenti, il numero 28, 29 e 30 del 2/5/2012, dichiarando che questi tre paia di occhiali non erano conformi al decreto legislativo 475 perché non avevano requisiti essenziali di sicurezza riportati che sono previsti in questo allegato a questo decreto legislativo. Ovviamente all'esito di questa contestazione da parte di questi funzionari della Camera di Commercio di Treviso alla società Claro, la stessa società ha presentato uno scritto difensivo.
con il quale cercava di giustificare la esatta documentazione che acclarasse il fatto che questo paio di occhiali rispettassero di fatto la normativa vigente. La Camera di Commercio stessa ha respinto, motivando il perché non riteneva questi scritti difensivi ricevibili, e di conseguenza la stessa Camera di Commercio trasmette al nostro comando di polizia locale questi tre verbali e di fatto obbliga il nostro comando ad emettere queste ordinanze di ingiunzione al pagamento. Vi dicevo, tre ordinanze di ingiunzione al pagamento di 7.746 euro. Quindi diventava il comune quello che di fatto emetteva la sanzione senza averne seguito di fatto la procedura accertativa, perché competeva a altro ente e soprattutto un altro territorio. Avverso a questa sanzione, la ditta Claro ricorreva al giudice pace di Pordenone, e il giudice di pace di Pordenone, con sentenza, adesso ve la cito, proposto avanti alla giuria, a seguito dell'avvenuto accertamento per tre modelli, vediamo, con sentenza 250 del 2014, ha confermato la legittimità delle sanzioni che il comando di polizia locale aveva emesso nei confronti della stessa ditta. Avverso anche a questa sentenza c'è stato un ulteriore ricorso in appello da parte della ditta al Tribunale di Pordenone, che con sentenza numero 793 del 6/5/2015 ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, ha revocato le tre ordinanze ingiunzione emesse dal Comune di Pordenone nei confronti della stessa ditta, ha condannato il Comune di Pordenone a rinfondere la controparte delle spese legali di prima e di seconda istanza, sia quelle del giudice di pace sia quelle dell'appello presso il Tribunale. I rimborsi che sono stati calcolati sulla base di questa sentenza ammontano a 6.142 euro, che è di fatto il debito fuori bilancio che oggi noi andiamo a riconoscere con questo atto deliberativo. Ovviamente, se non riconosciamo questo atto, sul quale tra l'altro come giunta, ma anche d'accordo con i funzionari, con gli avvocati, abbiamo inteso non ricorrere più oltre, per due motivi. Primo, perché non abbiamo gli elementi, non abbiamo la vocazione come amministrazione per tutelare coloro che vanno a fare questo tipo di acquisti. Noi ci occupiamo di altro e non di questo tipo di tutela, anche se ce lo chiediamo chi di fatto tutela poi l'acquirente di questi occhiali, se siano o meno idonei rispetto alle normative, e soprattutto se, così come sono stati prodotti e messi in commercio questi occhiali, le altre ditte che producono occhiali, in termini di trasparenza, di pari opportunità, anche di concorrenza leale, si adeguino o meno a questo tipo di decreto legislativo emesso dal Ministero. Tra l'altro, i funzionari della Camera di Commercio hanno evidenziato anche al Ministero questo tipo di infrazione. Il Ministero ha ordinato il ritiro di questi occhiali e effettivamente l'impresa li ha ritirati dal commercio. Ovviamente noi però ci troviamo di fronte a una sentenza sulla quale riteniamo, vista anche l'esiguità dell'importo, di non andare a ricorrere ulteriormente per i motivi che vi dicevo prima. Prima per la nostra vocazione, secondo per l'importo, ci costerebbe più un ricorso che se non riconoscere quelle che sono le spese legali che sono state prodotte da queste due udienze, diciamo. Questo è per descrivere prima di tutto i fatti, quello che è successo. Noi non abbiamo niente da imputare ovviamente ai nostri uffici, perché hanno agito, se non avessero emesso queste ingiunzioni, avrebbero incorso in un danno erariale sicuro,
e di conseguenza il loro era un atto obbligato. Non commento la sentenza, ho solo descritto i fatti, a ognuno il proprio giudizio. Grazie Assessore. Ci sono richieste di chiarimenti da parte dei consiglieri? Nessuna richiesta di chiarimenti, dichiaro aperta la discussione. Dichiaro chiuso il primo intervento, passiamo al secondo. Nessun intervento, pertanto dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla dichiarazione di voto. Nessun iscritto per la dichiarazione di voto? No, il consigliere Ribetti, prego. Sarà una dichiarazione di voto telegrafica, ma solo per consentirmi una, su sollecitazione dell'assessore stesso, ma quella che è una verità detta sotto forma di battuta, perché nella parte conclusiva del proprio intervento l'assessore ha detto che non avete ricorso per vocazione del comune. Beh, assessore, o lei è convinto di avere a che fare con dei consiglieri comunali privi di memoria, oppure forse vuole farsi un po' beffe di noi, perché mi sembra che il comune di Pordenone... No, infatti, finalmente sono, diceva il collega Loperfido, finalmente ci ha ascoltato, perché più di qualche volta io stesso nei miei interventi, ma anche altri colleghi, hanno sottolineato quello che a mio modo di vedere è un atteggiamento molto belligerante di questa amministrazione, soprattutto con i nostri concittadini. Adesso mi sembra che questa ditta Claro Italia, qua parlavo di un punto vendita di Conegliano competente territorialmente, forse perché non è pordenonese, non siete andati avanti fino all'ultimo grado. Sì, no. Sì, allora, però dicevo, forse per quello che adesso se n'è andata, non è più pordenonese, non andate più a inseguirla, perché con i pordenonesi fate di tutto tranne che essere non belligeranti. Quindi, ciò detto, prendiamo atto, chiaramente non voteremo a favore di questa delibera. Bene, grazie. Nessun altro iscritto? Dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comunico dare avvio alle operazioni di votazione. Pongo in votazione la proposta numero 9/2016, sentenza del Tribunale di Pordenone numero 793/2015 del 6 novembre 2015, causa Claro Italia SRL, Comune di Pordenone, riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alle spese di lite a favore della ditta Claro Italia SRL. Dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 37, votanti 35, maggioranza 18, favorevoli 24, contrari 7, astenuti 4. La deliberazione è stata approvata. Pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 37, votanti 35, maggioranza 21, favorevoli 24, contrari 7, astenuti 4. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla proposta numero 10/2016. Modificazione dello statuto della società per azioni denominata ATAP SPA. La parola al sindaco. Prego. Grazie Presidente. Per aiutare la discussione e tutti i chiarimenti possibili, chiedo Presidente se il Presidente dell'ATAP, Mauro Bagaggini, può raggiungerci. Prego. Bene. Quindi io farei una breve premessa e una sintesi delle modifiche che sono incluse in questa proposta di cambiamento di statuto. Vi ricordo che avevamo fatto un passaggio in commissione e che aveva portato a qualche confronto, poi dirò proprio con il confronto in commissione che tipo di emendamento e che tipo di cambiamento è stato effettuato in uno specifico punto dello statuto. Allora, vi ricordo, faccio solo una brevissima premessa, un anno fa
abbiamo 31 marzo, abbiamo presentato il piano di razionalizzazione delle nostre partecipate e tra i tanti passaggi, tra le tante osservazioni che vi avevamo sottoposto, ce n'era una molto precisa che riguardava anche la nostra l'ATAP e guardava la nostra continuazione alla partecipazione in ATAP. Lì era stato detto che avremmo atteso il risultato della gara e poi, che ci auguriamo tutti, voi sapete che c'è una gara a livello regionale in corso per l'affidamento a livello regionale del trasporto pubblico locale che vedrà sia per la parte gomma, che a noi non interessa, ma per la parte marina, se ricordo bene, la regione come unico contraente. La regione, attuando questo bando, diventerà di fatto l'unico gestore del trasporto pubblico locale e sottraendo alle province una fetta delle competenze che riguardava proprio la gestione di questa parte, e quindi il tutto aveva fatto sì che per la partecipazione a questo bando, che cominciava, che per tutti noi era particolarmente importante, ATAP ha creato un consorzio con le altre tre aziende che a livello regionale si occupano di trasporto pubblico locale, partecipando a questo benedetto bando della regione, che insomma adesso chi ha seguito la vicenda sa che ha avuto, diciamo, un percorso abbastanza accidentato, ma adesso ci siamo, no? Adesso ci siamo. Quindi effettivamente le buste sono state depositate, ci sono solo due partecipanti al bando, e penso che, se non sbaglio, proprio oggi c'era una data di scadenza di apertura, no, ma poi possiamo magari avere qualche ragguaglio in diretta. Allora, questo è il contesto, e in questo contesto risulta anche chiaro perché come comune, e questo voglio condividerlo con voi, è condiviso dagli altri comuni che sono, diciamo, azionisti significativi in ATAP, la lista è molto lunga, ma di fatto quelli principali, oltre al comune di Pordenone e alla provincia, sono Porcia, Cordenons, abbiamo un particolare, diciamo, attenzione per tutti i comuni che fanno parte del conurbamento, per ovvi motivi di trasporto pubblico locale, anche urbano proprio, con alcuni di questi. Gli altri hanno percentuali di come azionisti, hanno percentuali molto molto più basse. Quindi la condivisione anche con gli altri è stata, a fronte di una gara che quindi si concluderà in modo positivo, speriamo, l'intenzione sarà quindi di pensare ad una vendita dell'ATAP stessa. Quindi questa era stata 31 marzo 30 2015 nel nostro consiglio comunale, che ha riguardato la strategia complessiva del comune, la dichiarazione che avevamo fatto circa l'ATAP. Ad un anno di distanza, come ho detto, la gara c'è, insomma, si sta, non dico concludendo, ma effettivamente in una sua prima fase agli sgoccioli, e quello che si è pensato di fare, quindi attendendo di presentare la gara, si è anche pensato di partire con una variazione dello statuto della società ATAP per un aspetto molto specifico che illustrerò subito, ma anche cogliendo la possibilità di inserire, come sempre si fa, altre modifiche. Quindi adesso poi lascio la parola a Mauro Vagaggini per dettagliare ancora meglio, ma i punti salienti di questo cambiamento sono: al momento attuale lo statuto dell'ATAP prevede che il 51% della, chiamiamola, proprietà, cioè l'azionariato, il 51% sia pubblico. L'azienda deve essere pubblica almeno fino al 51%. Chiaro che adesso siamo anche di più, ma comunque questo è il limite. Voi capite perfettamente che se si dovesse mantenere questo limite del 51%,
è una discussione che abbiamo già affrontato in altra sede, se si mantenesse questa del 51%, ma uno dei azionisti, diciamo, importanti di ATAP pubblico decidesse di vendere le sue quote, istantaneamente si potrebbero generare due cose. A, arriviamo sotto il limite del 51%, non si può. Quindi ci sarebbe comunque l'asticella che vieta di vendere eventualmente tutte le azioni di quello che rappresenta una parte così significativa delle azioni. B, se anche ci riuscisse, immediatamente, visto che ci si avvicinerebbe molto probabilmente al 51%, bloccherebbe gli altri nella vendita verso il mercato. Io sto evidentemente disegnando l'ipotesi che ci sia una vendita di ATAP nel mercato normale, nel mercato non, perché questo è impossibile al momento, avendo per l'acquisizione delle azioni un qualcuno del pubblico che possa acquisirle. No, al momento io non riuscirei ad acquisire evidentemente come comune di Pordenone le azioni di Cordenons, per dirla proprio papale, anche per una questione proprio di impossibilità riferita alle norme. Quindi il 51% e l'abolizione di questa piccola parte dello statuto sta ad indicare il fatto che senza una modifica di questo tipo una vendita ed una collocazione sul mercato delle azioni ATAP avrebbe evidentemente questi vincoli e queste pastoie che di fatto la renderebbero particolarmente difficile o non invogliante per il mercato stesso. Questo è il primo punto. Secondo punto che è stato toccato riguarda la possibilità della società di, adesso io uso magari un gergo non precisissimo, ma insomma di prestare garanzie, fiduzioni per terzi. Noi abbiamo modificato la bozza iniziale, apparentemente sembrava che ATAP potesse diventare di fatto una finanziaria che faceva per tutti operazioni di questo tipo. Abbiamo ristretto la variazione dello statuto al fatto che questo formule di garanzie possono essere utilizzate solo e solamente in funzione della gara, sia al momento attuale che successivo, speriamo sempre, quando l'affidamento sarà dato. Perché? Perché, volendo essere precisi, il consorzio per il trasporto pubblico locale che è stato creato per il bando a cui ATAP partecipa, essendo di recente costituzione, no, adesso io non mi addentro, insomma, le regole sono tali per cui chi ha partecipato alla creazione del consorzio alla fine deve diventarne il garante sia nelle operazioni di gara che successivamente nel momento in cui la gara fosse vinta. Gli altri soci del consorzio, le altre società hanno nei loro statuti già questo tipo di possibilità, ATAP non ce l'ha. È chiaro che pensare che ATAP metta in solido una garanzia di questo tipo bloccando una parte significativa di quattrini, parlo della gara vinta, a fronte del fatto che attraverso la sua tesoreria una cosa di questo tipo, poi probabilmente verrà detto, ha dei costi, diciamo, risibili, voi capite che è una cosa essenziale proprio da un punto di vista operativo. Abbiamo inoltre un paio di altri passaggi che hanno fatto discutere, e cioè, riguardo, poi lo faccio parlare comunque, l'articolo 3, veniva accennato il fatto che ATAP potesse diventare un'autoscuola. Discusso in commissione, abbiamo recepito le osservazioni che sono state fatte dal consigliere Tavella, che giuro ha avuto una... No, voglio sottolineare questo, è stato un approccio di vera partecipazione, non di timore vari, e ci ha segnalato che così come era scritto A non chiariva bene che cosa si volesse fare, B di fatto non era possibile attuarlo.
Terzo punto, abbiamo toccato dal punto di vista degli organi amministrativi, abbiamo introdotto un concetto di parità di genere, di politica di rispetto del bilancio di genere. Ed infine, anticipando sicuramente un obbligo che fra poco avremo per legge, abbiamo introdotto il concetto che la società possa avere sia un consiglio di amministrazione che un amministratore unico, no? E quindi c'è una precisa articolazione di come in questo senso la società potrebbe essere governata. Questi sono, diciamo, i punti più significativi del cambiamento. Chiederei, io sono stato sempre abbastanza, ho volato a questa altezza, chiederei al Presidente di aggiungere magari qualche dettaglio maggiore, qualche così informazioni anche di contorno. Posso dargli la parola? Buonasera a tutti, Sindaco, Presidente, consiglieri. Grazie di avermi dato questa opportunità, perché è importante se posso essere utile poi all'esito finale. Sì, è un ragionamento che la società ha affrontato con i soci, come diceva il Sindaco, con i soci che hanno percentuali importanti, quindi è un percorso che è partito diversi mesi fa per capire quando era il momento migliore per affrontare questo argomento. Chiaramente l'argomento più importante era proprio quello della modifica dell'articolo 5, quello del 51%, che non è più, che non sarà più, se va votato questo statuto, di competenza esclusiva del socio di natura pubblica. E quindi poi ci siamo avvicinati con un ragionamento proprio quello di aprire, anche in virtù delle norme che si stanno avvicinando, a dare la possibilità alla società di avere un consiglio di amministrazione da 3 a 5, non solo come adesso da 5, e di dare la possibilità, anche se il socio lo vuole, di fare un amministratore unico. Anche perché se andiamo a vedere il bando di gara, prevede che se la società non avesse, tramite il consorzio che partecipa, non si sia aggiudicata il bando, la gara, che in questo proprio oggi abbiamo aperto la prima busta amministrativa, e chiaramente la società deve cedere tutte le proprietà strategiche che sono state già individuate per tempo, e pertanto ATA, per esempio, rimarrebbe con 8 autobus e 6 dipendenti. Quindi penso che la scelta di avere un consiglio di amministrazione formato da 5 persone non sarà neanche il caso, e quindi l'amministratore unico potrebbe diventare utile anche per questo motivo, ma anche perché già altre società con lo stesso numero di dipendenti di ATAP hanno già individuato un amministratore unico. È un'opportunità in più che il socio può deliberarlo in assemblea. Proprio perché dicevo questo, perché sul bando di gara c'è scritto chiaramente ormai quelli che sono i futuri delle 4 società di trasporto pubblico locale in caso che la gara venga aggiudicata al nostro avversario. Diversamente, se noi ci aggiudichiamo la gara, ecco che arriviamo all'argomento più importante per quanto ci riguarda, avere la possibilità di concedere la fiduzione definitiva, in quanto noi come ATAP abbiamo attualmente uno statuto che non chiarisce molto bene la possibilità di dare queste fiduzioni a terzi, perché per noi il consorzio è un terzo. Giustamente ci siamo, diversamente da quelle che hanno le altre società del trasporto pubblico, se andiamo a leggerlo è molto più ampio, ma a noi non interessa essere così aperti, perché il nostro obiettivo è quello di avere la fiduzione solo ed esclusivamente per il bando di gara, quindi finalizzato a raggiungere questo obiettivo. E questo è stato un argomento che è stato discusso e trattato non solo con il Comune di Pordenone, grazie anche al contributo del direttore generale, del segretario, ma anche con gli altri soci che hanno un certo peso all'interno della società, anche perché sappiamo che per votare lo statuto, il cambiamento dello statuto, ci serve una maggioranza qualificata. Questo è un punto importante per noi, determinante alla fine, perché non vorremmo correre il rischio che proprio i nostri soci, perché noi non possiamo dare la fiduzione definitiva, ci corrino dietro. Ecco, questo è un termine da usare.
L'argomento che abbiamo toccato all'interno dello statuto, sì, è quello dell'autoscuola. Abbiamo come nostra responsabilità il consulente che ci ha aiutato, volevamo e vogliamo fare quello che abbiamo scritto, sia ben chiaro, cioè i corsi di recupero punti per i nostri autisti e il CQC, che è un documento interno che la società può in autonomia, come abbiamo fatto fino adesso, costruire il percorso. Questo sicuramente, il termine autoscuola non era così propriamente adeguato alla nostra struttura, ma non ci interessa farla. Abbiamo anche peraltro modificato lo statuto sulla figura del direttore generale, in quanto il nostro statuto arriva ancora dall'anno 76, in quando la società era una municipalizzata. I soci, quando hanno trasformato in SPA, hanno lasciato questo articolo così com'era, quindi l'obbligo di individuare un direttore generale e di affidare a questo la gestione del personale. I tempi, il mondo è cambiato anche all'interno delle società, non solo del trasporto pubblico ma di tutte le società. Esiste l'amministratore delegato, si possono dare le deleghe, quindi noi abbiamo aperto sulla facoltà di nominarlo o meno un direttore generale, in quanto, come vediamo su tutte le altre realtà, esiste la figura del direttore generale, dove non c'è l'amministratore delegato, ma per scelta di norma esiste l'amministratore delegato, se no hanno le stesse deleghe. Quindi abbiamo comunque noi lasciato la figura con la possibilità che il Consiglio e i soci possano individuarlo. Abbiamo modificato all'interno del Consiglio dei dettagli normativi, dello statuto, dei dettagli normativi che non influiscono certamente sulla struttura industriale della società, ma i punti, come diceva il sindaco, più importanti sono proprio quelli che ha elencato e in maniera, devo dire, completa. I soci attualmente dell'ATAP sono composti dal 33% dei comuni escluso Pordenone. Il Pordenone è al 32, gli altri comuni hanno il 33, la provincia è il 28 e gli altri soci privati, che ci sono alcuni dipendenti ed ex dipendenti di ATAP e la Banca Friuli Adria, hanno l'1,35 e abbiamo circa il 5% di azioni proprie all'interno del capitale sociale. Pertanto, provincia, comune di Pordenone, comune di Correnons 10%, comune di Porcia 6%, hanno ruoli determinanti per votare lo statuto, e per questo che un ragionamento così importante lo si è affrontato, come dicevo all'inizio, già diversi mesi fa, proprio perché non era un percorso semplice, ma anche dovevamo condividerlo proprio con questi soci. Che faccio? Ho fatto io qualcosa qua. Bene. Grazie. Io quello che voglio sottolineare, visto che è un tema che spesso e nelle nostre discussioni, lo statuto, se modificato, prevederà quindi l'abolizione di questo 51% e la possibilità evidentemente di uscire. Però vi ricordo anche che nel momento in cui si dovesse manifestare la volontà di uscire, come qualsiasi altro pezzo del patrimonio del comune, un'alienazione di questo tipo deve essere validata attraverso un atto del Consiglio. Non è che si improvvisamente, perché cambiamo lo statuto domani mattina, andiamo lì e possiamo tranquillamente fare un'azione di questo tipo. Lo dico proprio per i due aspetti, quindi, sia da un punto di vista dell'eventuale processo che in futuro potrà esserci, sia da un punto di vista delle reali possibilità di cambiamento anche all'interno della governance della società, con amministratore unico o no, ma sempre in funzione della volontà dei soci principali.
Aggiungo, io ho assistito, diciamo, qualche discussione appunto in altri ambiti su questa materia e devo dire, non so come sottolineare, questo è un passaggio molto, sì, molto delicato, strategico, ma è un atto di tipo tecnico, secondo me, che va verso il futuro, verso il bene della nostra comunità, come degli altri comuni che hanno la fortuna di avere partecipazioni importanti, perché alla fine riusciremo, se questa è la volontà, sarà la volontà del Consiglio, riusciremo a portarci a casa un valore, se si riesce a vendere la società, una parte di quattrini particolarmente significativa, insomma. Quindi da un punto di vista del comune, aprendo delle prospettive nel suo bilancio e nel suo definitivo ribilanciamento molto molto interessanti. Quindi io è una cosa che propongo al futuro, alla fine dell'evoluzione della nostra città e della nostra comunità, come ho già cercato di spiegare, insisto, nella discussione che abbiamo avuto in provincia. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Ci sono richieste di chiarimenti da parte dei consiglieri? Consigliere Daniello, prego. Grazie, Presidente. Volevo chiedere, io sono andata nel sito dell'ATAP e volevo chiedere, il bilancio 2015 l'avete già votato o non? No. Uno. E poi se mi fate capire meglio, siccome io non ero in commissione, il passaggio sulle fideiussioni, Sindaco, perché non mi è proprio per niente chiaro. E come mai, la terza domanda è questa, come mai si vuole cancellare o si vorrebbe cancellare un ruolo tecnico che è il direttore generale praticamente e lasciare tutto in mano al CDA oppure all'amministratore unico, che non ha chiaramente, non svolge il ruolo tecnico che svolge adesso il direttore generale. Rispondete subito. Prego. Sì, sì, prego. Ecco, allora il bilancio ha chiuso il 31/12/2015, non è stato ancora approvato in consiglio, in quanto noi abbiamo il bilancio consolidato e quindi dobbiamo consolidare anche tutte le nostre partecipate, quindi non l'abbiamo ancora approvato e neanche l'assemblea dei soci, chiaramente. Per quanto riguarda l'aspetto delle fiduzioni, se andiamo a leggere lo statuto attuale, questa evidenza ci è arrivata dalle banche e dalle compagnie assicurative, perché se non eccepivano questo argomento noi non avremmo toccato lo statuto, perché tanto fino adesso noi abbiamo sempre partecipato alle gare degli scuolabus o altre gare non di TPL, perché non abbiamo l'esigenza di farlo, sempre noi, e noi concediamo le fiduzioni al comune o alle scuole in maniera diretta, perché siamo diretti in questo. Passando tramite la TPL FUG, questo consorzio formato da quattro, noi dobbiamo darlo a un terzo, e se andiamo a vedere lo statuto nostro non prevede in maniera esplicita di poter fare questa operazione. Allora ci siamo, come posso dire, arrangiati sotto l'aspetto della fiduzione provvisoria, dando come pegno la disponibilità liquida di ATAP, ma ritengo che per i soci non sia una cosa positiva e così costosa di lasciare i soldi in pegno alla fiduzione definitiva, perché uno potrebbe anche decidere, come è stato fatto in precedenza, di portarsi a casa quelli che sono i giusti risultati maturati della società. E quindi abbiamo dovuto specificare in maniera chiara la possibilità che la società affidi la fiduzione a terzi. Se noi vediamo le società come Gorizia e Udine, hanno scritto in maniera molto, come noi l'abbiamo copiato da loro, perché così ce lo chiedevano. Però abbiamo visto che anche l'emendamento fatto su proposta del Comune di Pordenone, in quanto particolarmente condivisa anche da noi dopo, perché abbiamo capito che finché c'è il pubblico all'interno è giusto che non si vada a concedere a terzi fiduzioni così, perché potremmo ricorrere anche alla Corte dei Conti, in quanto potremmo essere così, un consiglio di amministrazione si alza, possiamo fidare a terzi, diventa un problema. Quindi l'abbiamo
per noi va benissimo, pur di sistemare il consorzio, la fiduzione a terzi solo per la gara d'appalto. Ce n'è una e quindi noi, perché se andiamo a partecipare a Pasiano, a Fiume Veneto, sono diretti, ci arrangiamo come abbiamo fatto fino adesso. E questa è la seconda risposta. La terza risposta è quella del direttore generale. No, non togliamo assolutamente la figura del direttore generale, diamo la possibilità ai soci di nominare il direttore generale. Però il ruolo tecnico che oggi ha il direttore generale lo assume anche l'amministratore delegato, sempre più. Ma io adesso sono l'amministratore delegato con le stesse, faccio un esempio, con le stesse deleghe del direttore. È un costo in più? Domani, no, noi lasciamo la possibilità che il socio decida. Se qua la società rimane pubblica, decide il pubblico se vuol nominare anche il direttore generale, l'amministratore delegato, bisogna delegare il presidente, diventa anche lui amministratore delegato e va bene. Io penso però se le amministrazioni pubbliche vanno a vendere e diventa una società privata, non avranno mai il direttore generale, avranno solo l'amministratore delegato. Andiamo a vedere tutte le altre realtà, così funziona. È una scelta, dopo. Però se il pubblico lo vuole, qua lo può ancora nominare, non è che è escluso. Oggi siamo obbligati a nominarlo e obbligati anche a dare la delega esclusiva del personale, che può essere un vantaggio per il consiglio perché è un problema del direttore, ma può diventare anche, come posso dire, un problema anche sindacale ogni tanto, perché se il sindacato vorrebbe anche relazionare con il consiglio lo fa, però sappiamo che andiamo a toccare un ruolo che non gli compete da statuto al consiglio di amministrazione in ATAP oggi, e parla il sindacato, ma ogni tanto, molto spesso, vorrebbero avere un, ma anche per una questione di relazioni, dopo comunque deve chiudere l'accordo con il direttore, e lasciando aperto questa strada è possibile farla, dopo uno lo decide, è così, non è che noi togliamo dall'articolo la possibilità di farlo, lo apriamo, oggi noi come consiglio, per esempio, non è che sia un male, siamo obbligati a avere il direttore generale presente in consiglio di amministrazione. Se il consiglio di amministrazione vorrebbe assumere una delibera politica a seconda delle, anche delle indicazioni che arrivano dai soci, e vuole farlo all'interno di un consiglio in maniera riservata, non può farlo, in quanto siamo obbligati ad avere il direttore generale. Chiaramente il direttore generale condivide, perché la delibera aspetta il consiglio. Abbiamo aperto soltanto la possibilità. Silenzio, calma. Bene, grazie. Consigliere Pedicini, prego. Sì, grazie Presidente. È stato toccato marginalmente dall'intervento, l'aveva sollecitata il consigliere Daniello, ma sul bilancio di ATAP. Però io penso che sarebbe opportuno, approfittando della sua presenza qui, poter dare qualche indicazione sul bilancio ATAP, se non l'ultimo, magari negli ultimi bilanci, quelli sono pubblici, sono anche pubblicati. Però sappiamo bene che la gestione ATAP è stata una gestione oculata, perché ha portato a delle riserve anche importanti negli anni passati e anche dei dividendi importanti che sono stati dati alle diverse amministrazioni. Quindi oggi si fa una scelta nuova, che è quella di aprire il eventualmente alla vendita ai privati, e quindi la possibilità anche di non avere più una maggioranza pubblica, quindi è una scelta ben precisa. Però in tutti questi anni bisogna dire che una gestione della cosa pubblica è stata positiva nel momento in cui ha prodotto una serie di dati positivi. Ecco, se gentilmente ci può, in fase di chiarimento, dire un po' come è stato, come si sono chiusi gli ultimi bilanci, diciamo gli ultimi 3-4 bilanci, lei ha una storia più lunga, ma gli ultimi 3-4 bilanci di ATAP, quali sono stati i dividendi, anche non solo con come si è chiuso il bilancio, ma anche quali sono stati i dividendi di ATAP negli ultimi anni. Grazie. Beh, andiamo, sì, andiamo con la risposta. Eccoci qua.
Sì, consigliere Pedicini, allora cerco di riassumere i numeri proprio più importanti. Oggi ATAP ha un capitale sociale di 18.251.400 e ha un patrimonio netto. Questi dati sono riferiti, come ho risposto al consigliere, al bilancio 31/12/2014, quindi sicuramente sono numeri che con il bilancio appena chiuso vanno a migliorare. Abbiamo un patrimonio netto di 70 milioni, abbiamo una quota di patrimonio non disponibile fissati dall'Assemblea di 13 milioni, in quanto abbiamo una causa con l'Agenzia delle Entrate, seppur vinta sia a livello provinciale sia a livello regionale, però chiaramente l'Agenzia delle Entrate è ricorsa a livello romano e noi a tutela della causa, se anche l'abbiamo in due sedi ormai ci siamo aggiudicata, abbiamo accantonato in via prudenziale 13 milioni di euro. L'Assemblea questi li ha bloccati. Abbiamo una quota di patrimonio disponibile di 9.300.000, abbiamo distribuito dividendi dal 2002 al 2014, quindi fino all'anno, di 53 milioni di euro circa, 53 milioni di euro. Abbiamo 246 dipendenti, 163 autobus da TPL, non il turismo, con un'età media di 7 anni. Questi sono i numeri. Per quanto riguarda il comune di Pordenone, abbiamo distribuito 17 milioni di euro circa al 31/12/2014, dal 2002. Grazie. Consigliere Piva, prego. Ecco, adesso arriva. No, la mia domanda era questa. Sicuramente questa modificazione dello statuto diciamo che ha un progetto di sviluppo futuro in un allargamento di quello che potrebbe essere le competenze e diciamo gli obiettivi che si porrà sicuramente la società. Ecco, io volevo capire questo, se c'era già un indirizzo che si poteva capire oppure è ancora qualcosa da sviluppare, insomma. Prego. Sì. Arriva un attimo. Ecco, allora l'indirizzo industriale di ATAP è chiaro e determinato. Prima l'aveva determinato la gara del 2000 la provincia, oggi l'ha determinata il bando di gara la regione Friuli Venezia Giulia. Pertanto ATAP farà e ha partecipato alla gara sulle linee che ci sono state richieste, con gli orari che ci sono stati dati. Non possiamo uscire da questo binario, anche se facciamo trasporto su gomma. Non abbiamo altre mission. Mi pare di capire, così completo anche questa domanda, che i soci in più occasioni e già qualche consiglio comunale lo ha deliberato, ha già invitato ATAP di abbandonare il settore ambientale sul quale è entrata nel 2005, sempre su indirizzo dei soci. Pertanto l'attività industriale di ATAP sarà esclusivamente sul trasporto pubblico locale, punto e chiuso. Adesso abbiamo attivato una serie di ragionamenti proprio per dare risposta in maniera così concreta a quelli che sono gli indirizzi dei soci di uscire da un core business che non è il nostro, ma nel 2005 hanno condiviso un percorso che ha avuto anche dei benefici per il comune di Pordenone, ma anche per gli altri soci di ATAP, avendo per conto proprio un impianto che gli ha garantito nessuna emergenza, parlo dei rifiuti. Grazie. Consigliere Dalmas, prego. ATAP, sì. In più di qualche occasione si dice abbia salvato il bilancio del comune, è vero? Pedicini. Quindi rendiamo merito a Vagaggini per questo, perché evidentemente ha ben amministrato. No, da ignorante, domanda ignorante, potrei anche risparmiarmi questa brutta figura, però la faccio lo stesso perché mi piace. Vorrei, cioè voi fate questa modifica statutaria che evidentemente è finalizzata allo scopo dichiarato, non della modifica dello statuto, dichiarato diciamo come strategia aziendale,
recepite qualcosa che già diceva il decreto legge 90-2014, decreto, adesso comincio a entrare in medias res, decreto Renzi-Madia convertito legge modifica 114-2014. Caro Presidente Vagaggini, già quella legge diceva che le società anche partecipate come questa per il Comune dovevano dotarsi dal punto di vista della governance o di un amministratore, o di un amministratore unico o di un CDA fino da 3 a 5 componenti. Quindi è una questione che il legislatore nazionale già da tempo prevede e poi giustamente, come lei ha detto, introduce come facoltà. No? Se tu dici una facoltà avere l'amministratore o avere un consiglio di amministrazione. Sulla fiera credo si farà la stessa cosa, giusto, no? Visto la revisione dello statuto, la fiera dice lo stesso. Non c'è nulla sui compensi degli amministratori. Non c'è un obbligo di legge su questo, o c'è un obbligo di legge su questo, però non ho visto che ci sono particolari modifiche dentro apportate, perché io non ho capito se queste società partecipate dal Comune a norma dell'articolo 2395 Codice Civile, visto che abbiamo solo il 31%, sono o meno soggette dalla legge ex ante, che è questa, quella 90-2014 decreto legge, che dice che bisognava incominciare a ridurre i compensi degli amministratori e portarli al 20% in meno rispetto al 2013. Poi ricordo che l'anno scorso il Parlamento ha approvato la legge in agosto 2015, la 124, che ha generato il testo unico gennaio 2016 di quest'anno, decreto Madia, non ancora legge credo, perché questi decreti Madia sono decreti attuativi sostanzialmente alla legge delega, l'articolo 18-19 devono attuarlo, complicatissimo, e dove capiremo effettivamente qual è la portata di questo riordino amministrativo, no? Che spendi review e tutto quello che ci sta dentro, ma hanno, non sono legge fino a quando non vengono pubblicati con firma del Capo dello Stato, cioè alla fine dell'iter complessivo. Quindi bisogna essenzialmente aspettare dei decreti legge che vanno a completare gli articoli 18-19 di questa legge del 2015, 7 agosto, e danno vita al testo unico. Bene, voi qui ci dite, e sicuramente potete farlo, oggi credo voi possiate farlo, non so domani se è possibile, e cioè togliere questo vincolo del 51%, proprio perché il Comune ha una partecipazione, non un controllo della società, e perché l'oggetto della società sostanzialmente è una società che si occupa di trasporto pubblico locale, non è una società strategica, diciamo una società, un ente pubblico di gestione in affidamento esclusivo di un servizio pubblico. Perché se così fosse, queste modifiche non possiamo farle. Quindi noi abbiamo esplorato bene questo concetto, no? Siamo sicuri. Quindi che anche ciò che prevede il Madia di gennaio di quest'anno, dove si parla di società pubblico-private, c'è un obbligo in quel caso di mantenere una partecipazione pubblica nella società, ma non è questo il caso, quindi lei mi assicura che non è, io volevo fare una ricognizione normativa con lei, lei mi assicura e dichiara che questo non è possibile. Quindi sostanzialmente tutto questa grande modifica statutaria è espressione di nulla più del buon senso, recepisce alcune cose, alcune necessità che ha la società per partecipare e stare dentro la gara, qualcosetta sul fatto l'amministratore o il CDA, un po' di questione, quindi messa così la questione o la delibera non è una delibera
come dire, né interessante né insidiosa. Io non sono sicuro. E poi, e qui termino il mio intervento, perché io ho chiesto chiarimenti, lei aveva, ha espresso, e poi dirà ciò che pensa evidentemente su questo. Io credo che, no, poi mi riserverò in ambito dopo, oppure no, solo quando non ci sono i chiarimenti, di intervenire nel merito. Quindi io ho la conferma che il quadro normativo di riferimento è assolutamente tranquillo. Questo per votare una delibera, sa, non è che, perché per il resto non è che ci sono scritte cose, le cose strane le avete tolte, per esempio la questione della, ecco una questione che ecco, mi spiega. Mauro Gazzini è un amico, mi spieghi? No, mi aveva fatto queste consulenze, mi piacciono. Cioè lo statuto della società ha anche, avete anche come compiti affidare consulenze? Questo serve per partecipare alle gare, l'avevo letto da qualche parte qui. No, ma comunque, insomma, no, queste sono robe da Movimento 5 Stelle, non mi interessano. Va bene, ha capito, no? Consigliere, condivido le perplessità che lei ha sollevato, anche perché fossimo in un'altra regione, una regione dove gli affidamenti sono diretti, queste caratteristiche di modifica dovevano attentamente essere valutate, perché come lei sa la regione Friuli Venezia Giulia è stata una delle uniche, ce ne sono altre due, che si sono adeguate alle gare già nel 1999. Così facendo, né il comune di Pordenone né la provincia di Pordenone affidano in maniera diretta servizi TPL all'ATAP. Quello che invece succede per esempio a una nostra partecipata che è la MOM, qua proprio a confine Treviso, lì il comune affida una parte, l'urbano, e la provincia affida l'altra parte, l'extraurbano. Lì o vendono il 40% della società e sembra che la provincia vada su questa strada, oppure mettono in gara la regione, il servizio come ha fatto il Friuli. Qua da noi questo problema non esiste, noi siamo una società che non ha i contributi ma i corrispettivi e pertanto non rientriamo all'interno di questo argomento. Come dicevo all'inizio, lo ribadisco solo perché sia chiarito l'aspetto, se ATAP perde la gara, e questo non si deve neanche pensare, non serve niente più perché c'è tutto scritto, i comuni e la provincia portano a casa quello che c'è scritto sul bando di gara e via. Rimangono questi 6 dipendenti con gli 8 autobus da turismo, poi decideremo, o decideranno i soci, cosa fare di questa, rimanenza. Per il resto la società va liquidata, in maniera, un termine magari forte, ma è questo. Se invece diciamo, è giusto che il socio possa pensare, e anche perché la provincia, che rimane, così scrive la regione sugli ultimi dispositivi, ha anche il compito di mettere a gara le partecipazioni che hanno le varie società. Se non si modifica lo statuto, la provincia fa fatica vendere la propria partecipazione in ATAP se il comune di Pordenone, per esempio, o altri comuni si mettono insieme e vanno sotto il 51%. Pertanto i soci hanno pensato di lasciar libero il mercato anche tra i soci pubblici di fare o meno la scelta di mettere a gara, perché chiaramente anche il comune di Pordenone, come tutti gli altri comuni che io ho frequentato proprio sempre per lo stesso argomento, devono comunque fare una gara di evidenza pubblica per poter vendere le proprie azioni. Grazie Presidente. Consigliere Lo Perfido, prego. Grazie Presidente. Vorrei chiedere al Presidente Vagaggini se, essendo già presente all'interno dell'articolo 3, ovvero l'oggetto sociale del precedente statuto, al punto dice che lo statuto, l'oggetto sociale di ATAP prevede gestione parcheggi, aree attrezzate per sosta autoveicoli, costruzione e gestione di opere e infrastrutture connesse alla mobilità e al trasporto in genere.
se questo si riferisce alla possibilità di gestire parcheggi cittadini e sviluppare anche opere cittadine e di viabilità nelle città e similari. E se in caso positivo, è mai stato contattato dall'amministrazione comunale di Pordenone per eventuali offerte riguardanti la gestione dei parcheggi della città di Pordenone o di realizzazione di opere viabilistiche all'interno della città di Pordenone. Grazie. Ecco, allora ho già risposto al consigliere che mi ha chiesto la mission e l'attività industriale prevalente e rimane il trasporto pubblico locale. La gestione dei parcheggi rientra all'interno di tutti gli oggetti sociali delle società del trasporto pubblico, perché è, in altre città è una conseguenza che per esempio Gorizia sta affrontando adesso, perché non c'hanno la società che per esempio il comune di Pordenone ha, e questa è la GSM. Noi anche, come voi sapete, abbiamo una residenza proprio sopra un parcheggio della GSM. Noi siamo stati invitati dal comune di Pordenone solo in quell'occasione, quando noi cercavamo una sede e ci hanno proposto quell'immobile di cui siamo ormai proprietari da circa 10 anni. No, assolutamente dei parcheggi non ne abbiamo parlato. Noi siamo su quell'immobile lì perché siamo usciti da Piazza di Sorgimento, che eravamo in affitto dalla famiglia Sist, e abbiamo acquistato 10 anni fa quell'immobile. Ma l'aspetto dei parcheggi fa parte, come posso dire, di una coda, di un oggetto sociale di una società normale del trasporto pubblico locale. Non abbiamo mai affrontato il problema dei parcheggi della città. No, proprio non ci è mai venuto in mente questo. No. Grazie. Consigliere Passoni, prego. Sì, allora, rispetto alle modifiche che si propongono di fare, vorrei capire meglio, questo quindi è rivolto anche al sindaco, sulla scelta di andare sotto il 51%, perché appunto, come è stato ben detto dal collega Pedicini, questa azienda ha operato bene e quindi facciamo i complimenti a chi l'ha gestita. E quindi è più complicato cercare di capire, e vorrei che qualcuno appunto me lo spiegasse bene, questa scelta che praticamente consente di andare al di sotto del 51% di partecipazione pubblica. Anche il fatto che venga inserito amministratore unico o consiglio di amministrazione da 3 a 5, anche questa è una scelta, però non viene fatta da questo consiglio, perché viene fatta poi dalla società successivamente. Infatti ha detto, guai mai, ho sentito bene, dovessimo perdere la gara. Io spero che questo non avvenga assolutamente, anzi incrociamo le dita che ciò non avvenga, e appunto per questo avrei visto favorevolmente il mantenimento di quella partecipazione e anche il fatto che ci fosse un consiglio di amministrazione. Dopodiché è ovvio che se gli scenari dovessero modificarsi, l'ipotesi anche di modificare lo statuto è comunque sempre consentita, perché altrimenti noi come comune non avremmo più la possibilità di valutare l'opportunità della necessità per questa comunità di perdere questa partecipazione pubblica, che ci ha dato dei grossi utili, e questo va dato atto a chi ha svolto questo ruolo. E vorrei capire, nel caso noi, come noi ci auguriamo e auspichiamo, diciamo, che dovessimo vincere questa benedetta gara che si protrae da anche troppo tempo, e certo abbiamo un concorrente notevole in questo caso, no? Che è Bus Italia, se non sbaglio, quindi forti interessi, diciamo così. Io mi auguro che questa associazione, diciamo, regionale, friulana, possa veramente riuscire a mantenere il servizio che ha avuto, che ha fino ad ora. Ma tornando a noi, quello che a me interessa capire è se questa necessità è oggi
o si può traslare anche in futuro questa scelta? Cioè, se questo può depauperare, diciamo, l'azione dell'azienda nel caso noi mantenessimo questa partecipazione pubblica e comunque avessimo a disposizione un consiglio di amministrazione. Credo opportuna la necessità, come è stato detto, per quanto riguarda le fiduzioni, perché questo è necessario assolutamente, quindi è condivisibile questa cosa. L'altra cosa che volevo dire, in caso di gara vincente, oggi abbiamo avuto, mi pare in questi anni, l'ultimo 5 milioni, diceva prima, no? Di utili, se non sbaglio. Cosa andremmo a raccogliere? Perché è vero che qualcuno dice meglio la gallina oggi che le uova domani, però visto che le uova le abbiamo sempre avute in questi anni, sarebbe opportuno magari pensare alle uova anche per il futuro, visto che le risorse saranno sempre meno per i comuni e quindi potrebbe essere utile anche mantenere la situazione attuale, pur con la flessibilità, anche perché non è in questo momento questo previsto da nessuna norma, almeno che io sappia, che io sia a conoscenza. Un'ultima domanda e poi concludo. L'interessante sarebbe poter riuscire a fare il distributore di metano e anche utilizzare mezzi che vadano a metano. Questa è una ipotesi che vorrei che fosse chiarita per il futuro. Grazie. Prego. Allora, facciamo rispondere? No, facciamo. Adesso faccio una risposta a livello industriale, poi a livello politico non spetta a me. Allora, parliamo di gara vinta. Gara vinta, abbiamo già presentato al sindaco una prospettiva futura, perché noi siamo coscienti che a Pordenone sono stati recepiti tutti i chilometri che la provincia ha chiesto in più per sistemare l'urbano e l'extraurbano, sono stati concessi, ma a pari corrispettivo. Quindi questa è già un dato importante. In più abbiamo fatto un progetto industriale sulla parte tecnica molto importante, come quattro società, che va a toccare il bilancio di tutte le realtà, non solo quella di Pordenone, sia chiaro. Però Pordenone abbiamo avuto la fortuna di avere più chilometri per servire i nostri comuni, però li dobbiamo fare allo stesso prezzo che li facciamo oggi, con lo stesso corrispettivo. Fermo restando che su quel corrispettivo noi abbiamo anche praticato una percentuale di ribasso che è sensibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche per ATAP, ahimè, i bilanci dal 2017 in poi avranno una flessione naturale. Una, perché come dicevo facciamo dei chilometri in più a pari corrispettivo, ma su quel corrispettivo abbiamo fatto un progetto tecnico importante e dopo, quando abbiamo capito che anche questa compagine importante si presentava, perché ormai l'aveva tentata tutti, i ricorsi non passavano più, abbiamo dovuto fare un'attenta valutazione anche sul ribasso, che è un numero secco e va a toccare i bilanci di tutte le realtà. Allora io dico questo, gli ho risposto per la seconda parte della domanda, dico la società avrà ancora i suoi margini, non saranno più quelli di adesso, però se io fossi da imprenditore privato, avessi io la società, il giorno dopo che ho vinto la gara, A perché me lo obbligano quasi a fare, B ma perché ho 10 più 5 anni davanti, faccio un conteggio economico, cerco di coalizzare con gli altri soci e cerco di vendere il pacchetto di maggioranza immediatamente. Voi sapete che non sarà veramente, non dico una fila, ma un interesse molto importante per acquisire le quote, qualora la società vinca, dei comuni che mettono in vendita. C'è stato un comune qualche anno fa che è andato a proporre le proprie quote al gruppo Arriva, che è proprietario di Udine e proprietario del 40% di Trieste, ma chiaramente questi non investono per far i soci di minoranza, ma vogliono solo il pacchetto di maggioranza. E quindi l'interesse per acquisire la società è importante. Certo
che uno può decidere di valutare questo anche più avanti, però per quanto riguarda i comuni, come diceva prima il consigliere del MAS, c'è un obbligo che vi fa ragionare di uscire da queste partecipazioni che avete. Il comune di Pordenone e la provincia di Pordenone sta garantendo l'equilibrio a tutti gli altri soci dell'ATA, perché Cordenone, Sporcia, Fontana Fredda, Roveredo, anche domani mattina possono vendere, perché tanto loro non incidono questo sulla percentuale di garanzia. E quindi probabilmente questo indirizzo è stato dato proprio dai soci al Consiglio di Amministrazione, che è l'organo che oggi presenta le proposte, poi l'Assemblea le vota, ma anche sull'aspetto del Consiglio di Amministrazione che si apre a questa opportunità, è sempre un'opportunità che viene deliberata dall'Assemblea, sì, non può essere il Consiglio a deciderlo, quindi si mette a disposizione dell'Assemblea un'ulteriore opportunità. Questo sotto l'aspetto industriale. Per l'aspetto politico, mi permetto di aggiungere solo un commento. Quando l'anno scorso abbiamo già fatto questa analisi, no? Tra che cosa potevamo tenerci, che cosa per certi versi dovevamo anche cedere, era emerso, e vi ricordo che il discriminante è il comune si può, tra virgolette, tenere le cose che sono funzionali e vitali al funzionamento del comune. E questo ci aveva portato a dire, vedendo come il trasporto pubblico locale sarà gestito in futuro, che appunto noi non avevamo già le motivazioni per rimanere in ATAP nella versione precedente, erano deboli, perché di fatto esisteva diciamo un filo diretto tra regione e provincia dal punto di vista della gestione, e noi abbiamo sempre avuto meramente un ruolo consultivo. O con il nuovo cambiamento della gestione del trasporto pubblico locale, questo viene ancora più rimarcato, perché questa funzione viene totalmente presa dalla regione. Quindi noi abbiamo anche un obbligo di uscire. Allora, le modalità per uscire sono ovviamente cercando di usare al meglio le opportunità che ci si offrono, no? Che ci si possono offrire, e questo di essere capace di dialogare con il mercato in modo, come ha detto il Presidente Mauro Vagaggini, in modo a pacchetto, diventa un punto indispensabile. Faccio notare che questo processo di vendita non è che nella nostra regione non abbia avuto altri esempi, dico bene? Perché a Udine, anni fa, questo processo di quando è arrivata Arriva, che sembra una battuta, in realtà Arriva ha comprato una parte non marginale delle azioni della SAF, e ha creato il primo esempio di fatto di modello di questo tipo, già alcuni anni fa. Lo dico perché il processo, quindi, di presenza di un socio privato, importante come quello, ha fatto capire che non è stata una vendita della società che ha portato ad avere dei ritorni dal punto di vista dell'occupazione, del trattamento del personale, che in qualche modo abbia avuto delle code negative. Uno, perché il contratto resta lo stesso, no? Il contratto di ATAP, di SAF, di Arriva sono relativi a lavoratori che riguardano il trasporto pubblico locale, quindi una categoria molto precisa. Due, perché l'operazione è stata appunto condotta in modo tale come potrebbe dipingersi nel nostro caso, che tutte le garanzie di questa parte, no, così importante, perché parliamo di un numero di persone rilevanti, è stato perfettamente rispettato e curato, e quindi diciamo questi sono anche degli esempi incoraggianti, che questa non è un'operazione di tipo, diciamo, meramente privatistico, ma ha una funzione per il nostro comune e per il futuro, diciamo, dell'evoluzione, l'utilizzo al meglio di quello che è il nostro patrimonio, molto importante.
Sì, volevo rassicurare, come l'ho fatto in altri comuni che ho partecipato, che qualora ATAP non sia la società tramite la TPL che si aggiudica la gara, non è che i servizi che oggi hanno i comuni tutti della provincia di Pordenone possono essere modificati perché arriva un privato o un terzo a gestirla. Cioè, sono obbligati, come siamo obbligati noi, a seguire le linee, gli orari, le tratte, il numero di autobus che ci vengono affidati, e per sostituirli bisogna avere. Adesso abbiamo l'autorizzazione della provincia preventiva, dopo dobbiamo andare, va bene, in regione, ma comunque è tutto regolamentato. Ecco, sia chiaro che possiamo, non possiamo pensare che se arriva un privato che dice no, taglio la linea di Cloud piuttosto che quella che va a Pasiano Chions, no, questo non è assolutamente possibile. Ecco, su questa la tutela dei cittadini e dei comuni che oggi hanno la partecipazione in ATAP rimane inalterata, ecco, sia chiaro questo. Grazie per la rassicurazione, non rimaremo a piedi. Prego, consigliere Sperotto. Presidente, allora, io sicuramente credo di aver ben compreso le ragioni delle modifiche all'oggetto sociale, no? La diretta necessità di fare queste modifiche per la partecipazione al bando regionale. Per quanto riguarda il capitale sociale, nella discussione sono state rivolte diverse domande e via via credo di aver compreso anche questa ragione, e credo, spero di aver conferma, che è comunque necessariamente legata al contesto, lo scenario ovviamente futuro, e quindi viene indicata anche come un'opportunità in più e una necessità barra opportunità, e quindi in questo senso dovrebbe essere necessario questa modifica al capitale sociale. Ovviamente mi preme molto questa questione perché parliamo del servizio pubblico e di una società in cui il Comune di Pordenone ha il suo ruolo, e quindi una società credo importante, e credo che sia opportuno sviscerare tutti gli aspetti che possono inerenti a questa modifica. Mi chiedo, se prima è stato citato, credo dal Presidente Vagaggini, che queste modifiche sono già state operate da Trieste e Gorizia, mi conferma? Ho capito male? Ecco, per qua è appunto quello che chiedevo. Esatto, questo volevo chiederle. Per quanto riguarda quindi appunto la partecipazione, e ho finito la domanda, grazie. Allora, abbiamo Udine e Trieste che hanno già cambiato la compagine sociale da alcuni anni, quindi il pubblico è rimasto dentro a Trieste con la quota di maggioranza, seppur tutte le deleghe dell'amministratore delegato sono in mano al gruppo Arriva perché hanno il 40%, ma la governance è stata chiarita. Per quanto riguarda Udine, ormai lì invece hanno fatto dei passaggi dal 2004 che avevano acquistato il 40% con un accordo che entro il 2006 il comune e il privato, la famiglia Olivo, avrebbe ceduto l'altro percentuale, quindi là hanno il 60% con tutte le deleghe, amministratore delegato e presidente, e noi ci siamo con delle percentuali più piccole e siamo all'interno del gruppo di lavoro, ma anche il sociale. Per quanto riguarda le due società che oggi sono ancora di proprietà del pubblico, Pordenone con questa variegata compagine sociale con più comuni e provincia, Gorizia invece ha solo la provincia al 51%, e quindi col nuovo dispositivo adesso che anche Gorizia verrà trattata nello stesso modo di Pordenone, quindi con questo presidente che verrà nominato o eletto, ha un compito di dismettere la partecipazione non solo dell'APT di Gorizia ma delle altre. Poi APT di Gorizia la percentuale più forte è la nostra, e quindi lo dico qua stasera, se metteranno in vendita là abbiamo noi il diritto di predazione, cioè abbiamo anche questa possibilità, come l'abbiamo avuto nel mondo friulano, di portare a casa, se vogliamo, la società di Gorizia, perché all'interno del patrimonio sociale di Gorizia abbiamo due società, l'Iris
e la MT, l'Iris di Gorizia e la MT di Trieste, che sono già in stato di liquidazione, pertanto obbligate a vendere le proprie partecipazioni, e quindi noi siamo lì pronti in caso di... La provincia ricade nella stessa norma di Pordenone, pertanto pronti a vendere anche lì. Certo che l'investimento non è da poco, però noi lo stiamo valutando, perché capite che anche voi, se poi i soci di ATA vanno a vendere anche la proprietà non solo del 20% di Gorizia che oggi abbiamo, ma una percentuale più alta, capite che è anche Gorizia, come Udine, come Trieste, un po' meno Trieste, hanno gli stessi risultati proporzionati a Pordenone. Noi pordenonesi, lasciatemelo dire nella sede della socio di maggioranza relativa di ATAP, siamo i più bravi su questo. Ma perché? Perché siamo partiti alla lunga, abbiamo fatto un ragionamento proprio industriale attento, non abbiamo il numero del personale in esubero. Se noi dobbiamo anche trasferire le nostre risorse a terzi, noi siamo sottodimensionati rispetto agli altri e pertanto la nostra realtà è quella più appetibile. Fermo restando che noi siamo soci sia a Gorizia e a Udine, quindi pensate il valore industriale di ATAP in questo momento. Grazie. Sempre richiesti chiarimenti? Prego, consigliere Pedicini. Sì, presidente Vergini, ci può gentilmente, così chiariamo ancora di più questo aspetto anche ai consiglieri, fare un'ipotesi? In caso di vendita della quota del comune di Pordenone, per esempio, a livello spannometrico, mi rendo conto, non può, considerato quello che è oggi il valore di ATAP in sé più tutte le sue partecipazioni, a cosa potrebbe spannometricamente ammontare l'eventuale vendita delle quote del comune di Pordenone? Grazie. Beh, cercherò di essere, sì, è vero, parlando in cifre, però abbiamo una perizia che abbiamo preparato proprio per il consolidato fiscale nostro, che data 2014, con all'interno tutto il gruppo ATAP, ci attestiamo intorno ai 85 milioni di euro. Ma come dicevo, noi abbiamo da inserire all'interno... Quindi 33 degli 85? Sì, dobbiamo inserire all'interno però il risultato del 2015 nostro e le due società, tre società, ATAP, cioè SAF, APT di Gorizia e una delle due ambientali, la Bioman, che ci danno dei risultati positivi ogni anno. Arriviamo a circa 90 milioni di euro. 9 per 3, 27 abbondanti. E se coalizza con qualche altro socio per far raggiungere chi compra un pacchetto di maggioranza, voi capite che il valore va in aumento rispetto al valore patrimoniale. Noi l'abbiamo fatto piuttosto prudenti, che consigliere Passone, ancora chiarimenti? Prego. Beh, rispetto alle cose che sono state dette prima, ho una ulteriore domanda, due domande da fare. Cioè, mi diceva che l'eventuale gara, che noi ci auguriamo che sia vinta, non consentirebbe comunque a Pordenone di avere dei chilometri in più, se ho ben capito. Perché mi pareva che fossero 300.000, di cui 120.000 vanno a coprire la famosa linea rossa, resterebbero, famigerata linea rossa, sì. Perché c'era anche un progetto di circolare che avremmo, speriamo, il tempo, non questa sera magari, ma di discutere in futuro, o chi ci sarà in futuro, in Consiglio Comunale, per una circolare più stretta, che è una delle proposte che avevo lasciato all'assessore competente alla mobilità nella figura del signor Zille, anche quando siamo andati a discutere del PUMS, come proposta, diciamo, del gruppo del PD in questo contesto.
che riguardava in particolare la possibilità di avere una linea che gira intorno alla città con una, diciamo, percorrenza ogni 10-12 minuti. Questo sarebbe un 62.000 chilometri che quindi rientrerebbero in quel discorso dei 300.000. Però se lei mi dice che lei il corrispettivo è esattamente uguale, non ho capito la risposta. Allora, non ho capito la risposta. Poi l'altra cosa che mi chiedo, adesso me la chiarisce, non ho capito, forse non ho capito io, chiedo scusa. L'altra è riguarda invece al fatto che in caso di vendita attualmente sono 18 milioni il valore sociale, per cui al comune di Pordenone arriverebbero circa, dunque avendo noi il 32%, 32% di 18 intorno ai 6 milioni? No, e comunque, ok, adesso, grazie. Sì, no, giusto, e ho anche dimenticato prima di rispondere sul metano. Allora, no, come pordenonesi abbiamo 300.000 chilometri sull'urbano e 80.000 sui servizi della montagna da fare, punto. Quindi dopodiché c'è l'opportunità che la Regione, prima di affidare questi 300.000 chilometri da piano, si confronti con l'amministrazione comunale di Pordenone, di Cordenons, di Porcia, di quelli che oggi gestiscono l'urbano. Pertanto faranno un ragionamento, come dice lei, con chi rimane e decidono magari di farla circolare, 60.000 rientrano all'interno. Gli 80.000 si rivolgono alla montagna e dobbiamo farli all'interno del corrispettivo, punto. Non è che possiamo decidere di farli perché ci danno, no, sono chilometri da fare, punto. Per quanto riguarda invece il valore che lei diceva, no, oggi il valore nostro, come dicevo prima, abbiamo un patrimonio netto di 70 milioni che è composto chiaramente dai nostri beni immobiliari, dagli autobus, da liquidità, e quindi non è che oggi noi, se perdiamo la gara, abbiamo scritto tutto, cioè se perdiamo la gara ci devono pagare gli autobus, ci pagano gli immobili che sono stati definiti irripetibili, pertanto il valore della società è il valore che ho comunicato prima al consigliere Pedicini, cioè non cambia, non c'è nessuna problematica di minusvalenza da parte dei soci di ATAP in caso di sconfitta. Per quanto riguarda il metano, abbiamo affrontato questo argomento già da diversi anni con l'assessore Conficoni, ma anche perché noi eravamo proprio decisi anche di fare l'investimento per dare una risposta. Boh, fermo restando che non entro nel merito di dire che l'Euro 6 e più l'Euro 6 evoluto ha un impatto ambientale. Qua potremmo discutere una sera. Noi abbiamo fatto un ragionamento a quel tempo anche di natura industriale. Noi abbiamo 26 autobus urbani. Non riusciremo mai ad ammortizzare l'investimento se anche avevamo vicino a noi la possibilità di fare un'area attrezzata, perché abbiamo una proprietà, perché i 26 autobus che poi girano 23 e 3 sono di scorta, non ammortizzeremo mai. Fanno un bilancio a pareggio il servizio di Udine, che è tutto a metano con 55 mezzi. Loro lo mantengono perché il gruppo Arriva ha iniziato su tutte le realtà italiane, e prima chiaramente in Inghilterra e poi, ma il gruppo Arriva, come dicevo, forse non l'ho detto, è di proprietà della Deutsche Bank, quindi è tedesco diventato. Quando nel 2004 Udine l'ha venduto agli inglesi, poi gli inglesi hanno ceduto ai tedeschi, quindi prima in Germania, poi in Inghilterra, e già in Italia loro vogliono strutturare il servizio urbano per loro scelta con il metano. Noi abbiamo fatto un ragionamento industriale, non riusciamo a sostenere i costi. Consigliere Palmisano, prego. Grazie Presidente. E non mi soffermo sulla parte normativa e per quanto riguarda la parte tecnica. Mi hanno colpito due dati ed è questo. Allora, sono stati richiesti dalla provincia e dal comune ulteriori chilometri e sono stati anche concessi, però a parità di corrispettivi. Ora, se si deve lavorare di più con gli stessi soldi, a qualche parte bisogna certamente tagliare. Io mi auguro che una delle voci dove non bisogna sicuramente tagliare sia sul personale
è sull'efficienza dei mezzi, almeno su queste voci che non si possa intervenire, perché anche alla luce dei recenti avvenimenti, diciamo, accaduti, credo che sia più che da, diciamo, da amministratori, ma anche da singoli cittadini, un grande impegno e interesse al rispetto di queste voci. Quindi volevo capire questi minor introiti, perché alla fine si traduce in questo, dove verranno ad incidere. Grazie. Allora, il personale non sarà assolutamente toccato, il numero dei mezzi non può essere diminuito, anzi noi vi diciamo già che se vinciamo la gara apriremo un concorso di autisti per circa dai 25 ai 30, perché chiaramente quei chilometri che facciamo in più dobbiamo inserire sia autobus che autisti. È una conseguenza naturale, come diceva in sottofondo l'assessore Conficoli, e ho detto anche io prima, toccheremo l'utile della società, non chiuderemo più coi bilanci che chiudiamo anche del 2016, perché abbiamo ancora il vecchio contratto, ci dovremo adeguare a quelli che sono i margini che ci lascia il nuovo contratto. Comunque riusciremo a chiudere con un bilancio in positivo, sia chiaro. Non toccheremo le risorse umane, anche perché se lei ha visto, nonostante tutto questo ricorsi e quant'altro, il sindacato è stato molto positivo in questa gara, anche perché hanno avuto le assicurazioni inserite nel bando che qualunque esso sia il vincitore non viene toccato. Anzi, per quanto riguarda Pordenone, dobbiamo inserire personale proprio perché abbiamo tutti questi chilometri da fare in più che portano un vantaggio per il servizio, un po' meno un vantaggio economico dal risultato. Però mi pare di dire una cosa che in assemblea più volte viene ribadita: qualche utile in meno, mi dicono, e qualche servizio in più. Questa volta riusciamo a accontentare i nostri soci in maniera proprio naturale su questo. Perché siamo obbligati. Sì. Perché siamo obbligati. Sì, perché siamo obbligati. Altre domande? Allora, si cancelli che adesso apro. Bene, ci sono altre richieste, chiarimenti? No, dichiaro aperta la discussione. Prego, consigliere Pedicini. Grazie. Allora, vorrei così giusto ricordare, che non è stato fatto, ma è stata fatta una bella pubblicazione dall'ATAP qualche anno fa, forse, che non tutti i consiglieri hanno, dalle carrozze a cavalli agli attuali trasporti, un po' la storia anche di ATAP, presidente Vagaggini, perché è nato in un momento, ATAP è nata come consorzio del trasporto pubblico locale, quando nata la provincia di Pordenone si doveva mettere insieme delle società che in quell'anno erano società private. Vorrei ricordare la Saita, vorrei ricordare la Giordani, vorrei ricordare queste società che gestivano il trasporto pubblico locale su concessione all'epoca. Quindi sono stati fatti dei grandi passi avanti. L'ATAP ha rappresentato sicuramente un grande sforzo del pubblico per dare un servizio maggiore ai nostri utenti del nostro territorio. Quelli che hanno la mia età ricordano anche i tempi della scuola, quando gli studenti negli anni 70 scioperavano spesso e volentieri contro la Saita, contro i gestori del trasporto pubblico locale, per avere un trasporto più efficiente con un costo migliore. La Regione Friuli Venezia Giulia ha, attraverso il bando regionale, ha sicuramente dato un impulso maggiore, quindi ha dato anche una regolamentazione che, vorrei ricordarlo, passava attraverso la provincia, perché il bando era regionale, ma la gestione del trasporto pubblico locale passava alla provincia. È stato poi tolto dalla provincia nel momento in cui la provincia è diventata, in quel momento aveva avuto la doppia funzione di controllato e controllore, e quindi questo poi si è dovuto ricambiare, ma principalmente per quanto riguardava quando ATAP ha comprato i rifiuti, e quindi su quell'aspetto per esempio la provincia ha dovuto togliere il suo interesse diretto, il suo controllo diretto. Ma sul trasporto pubblico locale in particolare la provincia ha sempre gestito il bando regionale, quindi la discussione avveniva a livello regionale. Oggi questo viene tolto, si torna a una gestione diretta da parte della regione,
col nuovo bando sarà la regione a gestire direttamente, quindi non più la provincia, e quindi andremo a ragionare in regione per quanto riguarda. Però il bando è stato concepito in modo bloccato, però dà un margine ancora di movimento, perché non è che ATAP non possa, il nuovo gestore, gestire nuovi flussi. Certo, i soldi che avrà saranno quelli per quel tipo di attività. In tutti questi anni ATAP ha rappresentato sicuramente un buon esempio di gestione pubblica rispetto di altre società, e come diceva prima il presidente Vagaggini, sicuramente è partita da molto lontano. Io ricordo ormai, lei presidente da quanti anni è presidente? Non ricordo più, 10 anni? No, più o meno. Da quanti anni è presidente? 9 anni? 9 anni. Di più. Quanti, scusi? 15. Aveva i capelli. Sì, abbiamo cominciato insieme, perché ero insieme a lei quando è diventato presidente. Quindi? 15 anni. E quindi sono già passati 15 anni, pensi lei. Quando lei è diventato presidente eravamo insieme in consiglio d'amministrazione. Allora, pensi lei quanti anni sono passati da allora. E devo dire che la politica che è stata improntata da ATAP è stata una politica sempre quella di, come ha detto giustamente lei, con molta modestia, però quella di collaborare, di entrare nelle altre società. L'idea del bando regionale è un'idea che è vecchia, quindi di fare forza, di mettere insieme le società, di creare insieme forza d'urto per poter anche sopravvivere a quella che era già da allora l'interesse dei grandi gruppi internazionali verso il trasporto pubblico locale. E visti i risultati di ATAP, avevano ben ragione i fondi di investimento e le grandi banche di interessarsi al trasporto pubblico locale, perché effettivamente, se ben gestiti, potevano dare anche un certo risultato. Non si capisce come mai in altre parti d'Italia, e la cronaca di questi giorni ci racconta di Roma e di altre, le cose siano andate in modo completamente diverso. Qui c'è stata una gestione sicuramente oculata che ci ha portato a pensare che effettivamente il pubblico ha lavorato bene, ma con piglio sicuramente manageriale, e possiamo pensare anche per un prossimo futuro. Ma se la gestione è stata una gestione manageriale che ha dato questi risultati e viene portata all'interno di determinati binari da parte del bando regionale, che non permette quindi di poter fare altre politiche se non almeno nei limiti di quello che è il bando, possiamo immaginare che domani una gestione privata dovrà sottostare sempre al bando regionale, e quindi non abbiamo la possibilità di aspettarci chissà quali stravolgimenti. Quindi potremmo pensare che quello è il binario tracciato dal bando regionale, e quindi che sia proprietaria il pubblico, sia proprietario il privato, almeno quello è garantito, perché viene garantito dalla concessione regionale. Io vorrei ricordare che già 4 anni fa, avevo già proposto la vendita delle quote della provincia di Pordenone e il Consiglio provinciale, per quello che ricordo io, l'aveva anche deliberato, che aveva dato mandato al Presidente di farlo nel momento che riteneva più opportuno. Poi il Presidente non l'ha fatto e siamo oggi in una situazione in cui è stato rideliberato dal Consiglio provinciale di vendere quote ATAP. Quindi c'è già un indirizzo preciso di un socio importante, 29%, se non vado errato, 28-29%, no? 28 circa, della provincia, non ricordo mai le quote, di vendere, che sono molto importanti. Le ho chiesto prima quanti soldi avrebbe fruttato, e vale anche per il comune di Pordenone, quanti soldi avrebbe fruttato la vendita di ATAP con il comune di Pordenone. Questo lo dico perché questi fondi darebbero sicuramente al futuro sindaco di Pordenone la garanzia di poter avere un fondo a disposizione da poter reinvestire sul proprio territorio. Perché fatti fruttare, un po' come i talenti famosi, fatti fruttare, e lo dico a quanti si candidano a fare il sindaco, io lo dicevo 5 anni fa che avrei utilizzato quei fondi per poter fare un programma di sviluppo, 5 anni dopo stiamo ragionando su una cosa che era già stata detta, che era quella di dire utilizziamo questi fondi, vendiamo, non è più importante oggi che sia il pubblico a gestire ATAP, perché è vero, potremmo pensare all'uovo che si ripete ogni anno, che ci dà quel po' di dividendi da poter, ma sicuramente ci potranno dare dei frutti anche i 30 milioni di euro che andrebbe a incassare il comune di Pordenone, e se non li va a dilapidare in un'altra forma, ma potrebbe metterli a garanzia di futuri investimenti, e potrebbe utilizzarli, perché gestiti con parsimonia, potrebbero garantire i prossimi anni lo sviluppo di cui abbiamo bisogno. Quindi tenere fermi questi soldi oggi diventa quasi inutile per il comune di Pordenone in questo caso,
ma potremmo invece utilizzarli per una forma di investimento, programmare quindi anche la possibilità di un futuro. Bisogna sapere esattamente cosa fare, come utilizzarli, ma potrebbe essere una risorsa importante che in un momento come questo io penso che sia difficile poter reperire in altro modo. Potrebbe essere effettivamente la vendita delle quote del Comune di Pordenone, come lo era per la provincia, potrebbero essere veramente quel volano, quelle risorse che ci potrebbero dare la possibilità di poter avviare quella ripresa di cui tutti parliamo. Basta semplicemente investirli nel modo giusto, perché se li utilizziamo per regalie, per cose, opere che non servono o per qualcosa che non è indispensabile, se non abbiamo un piano di sviluppo, questi soldi non servono assolutamente a nulla. Se invece abbiamo un piano di sviluppo, questi possono diventare il motore di questo sviluppo. Create il piano di sviluppo e avete già capito dove poter trovare anche le risorse per sostenere questo piano. Ecco, questo mi sembrerebbe molto importante. Quindi su una questione della vendita io problemi non me ne farei, non ho tutti questi dubbi. Certamente bisogna dire che se tutte le gestioni pubbliche fossero così, potrebbe effettivamente funzionare e funziona. Però è una gestione pubblica con piglio manageriale, non è una gestione pubblica clientelare. Non si è potenziato il numero delle assunzioni semplicemente perché bisognava accontentare Tizio Caio. Nessuno si è mai sognato di dire a ATAP di assumere qualcuno giusto per il gusto di assumerlo, e ATAP non si è mai sognata di assumere qualcuno solo perché doveva far piacere a qualcun altro, quindi non si è mai verificato. È vero che la gestione ATAP è sempre stata molto tirata, tant'è vero che la linea rossa che noi oggi abbiamo, il Comune di Pordenone paga per avere una linea rossa, e quindi anche su questo ATAP si è sempre contrapposta agli enti pubblici che erano i suoi soci di maggioranza con piglio manageriale. Permettetemi una questione sulla circolare. Su questa circolare, che permettetemi in modo così di orgoglio di averla tirata fuori personalmente qualche anno fa e poi purtroppo naufragata in questo Consiglio Comunale, perché la linea rossa non è la circolare del Comune di Pordenone. Quello che effettivamente mi fa piacere, ho sentito il consigliere Passoni dicendo che l'ha proposto lui insieme al PD, che hanno proposto questa circolare, è un'idea che è nata anni fa con l'ultima riforma del trasporto pubblico locale, quando ho fatto una battaglia su questo che purtroppo in quest'Aula non è andata a buon fine, perché chiedevo che effettivamente il Comune di Pordenone chiedesse con forza una circolare, visto considerata anche la nostra conformazione urbana, il ring, la sistemazione, perché era effettivamente una cosa fattibile. Io mi auguro che in futuro sindaco di Pordenone attui e applichi finalmente questa circolare, perché la linea rossa non è la circolare, i tempi di percorrenza sono troppo elevati. Per farla molto breve, ci voleva una linea che toccasse i punti strategici di questa città, senza voler inventare niente, è già stata inventata, sicuramente con un tempo di attesa non di 10-15 minuti, ma dai 5 agli 8 minuti, che sono già tanti, non bisogna andare oltre gli 8 minuti di attesa per l'autobus. E un po' come avviene nelle grandi città dove c'è il bus turistico, quando voi andate nelle grandi città ai bus turistici, voi fate un biglietto e potete toccare tutti i punti turistici di quella città. Scendete, risalite e potete risalire su quel bus che sapete che toccherà tutti i punti. Noi bisogna toccare l'ospedale, il cimitero, la stazione ferroviaria, tutti i punti strategici di questa città devono essere toccati dalla circolare, e come a Raggera gli autobus devono fare la spola tra Roveredo e Pordenone, punto di interscambio, Cordenons e Pordenone, punto di interscambio, Porcia, punto di interscambio, da sud, da nord, arrivare a Raggera e poi intersecare la circolare e poter salire o scendere dove si desidera. È una cosa semplice, banale. Io ricordo che una volta, parlando con un mio amico di un'altra città italiana molto importante, mi diceva che il suo sindaco aveva fatto qualcosa di bello. Dico: cosa ha fatto il tuo sindaco di tanto importante che sei così contento? Dice: ha sistemato gli autobus nella nostra città e ha creato la circolare. Sono andato a vedermi che cosa aveva fatto questo sindaco di questa città e ho scoperto che era l'uovo di Colombo. Questo sindaco non aveva fatto niente di speciale, aveva semplicemente razionalizzato i tempi di percorrenza e aveva dato un servizio maggiore ai propri cittadini. Se poi vicino a questo ci aggiungiamo, e lo dico al presidente di ATAP oggi e possibilmente futuro, ci aggiungiamo che oggi abbiamo da Cordenons, per esempio,
abbiamo tre linee che raggiungono Pordenone, sono tre linee che raggiungono Pordenone, abbiamo i tempi di percorrenza dalla piazza di Porcia a Piazzale Ellero dei Mille a Pordenone, prego, tre linee, 30 minuti, sì, che voi capite che coi tempi di oggi una metropolitana di superficie, ancora un po' arriviamo a Venezia, sono tempi troppo lunghi. Ho sempre, lo ricordo agli amici, che un giorno sono salito in Piazza Valle sull'autobus perché speravo di poter tornare a casa in autobus. Dopo mezz'ora sono sceso e ho chiesto all'autista, che me la facevo a piedi, perché continuavamo a girare tra Valle Noncello e Villanova, perché quando siamo arrivati in fondo io speravo che prendesse verso Pordenone, lui ha girato verso Valle Noncello e è andato a Valle Noncello. A un certo punto ero disperato, dopo mezz'ora gli ho detto senta, mi faccia scendere che arrivo prima, e mi ha fatto scendere, sono andato a piedi. Allora voglio dire, bisogna a mio avviso sicuramente rivedere questo. Io mi auguro che il futuro sindaco di Pordenone possa rivedere anche questa percorrenza urbana, che sicuramente potrebbe dare maggiori vantaggi. Se poi ci aggiungete anche questo, e il presidente Vagagini mi aiuterà, che gli oltre 65 anni possono fare a meno di pagare il biglietto, o anche i 18 anni, perché bisogna abituare anche i giovani a usare, non negli orari scolastici ovviamente, se no mettiamo in crisi nell'orario di apertura e chiusura delle scuole, ma durante la giornata, dare la possibilità anche ai 18 anni, i ragazzi fino a 18 anni, di usare il mezzo pubblico gratuitamente, proprio per educarli ad usare il mezzo pubblico. Perché, credetemi, ci sono tantissimi giovani che non sono, se non per motivi scolastici, se non ci vanno perché devono andare a scuola in auto, che non sono mai saliti su un mezzo pubblico e quindi non pensano neanche che il mezzo pubblico possa essere veramente uno strumento da utilizzare per muoversi all'interno della mobilità urbana. Scusatemi se un po', sono andato un po' oltre su questo, però effettivamente è una cosa che mi sta molto a cuore e ci ho fatto delle battaglie anche all'interno della giunta dove io ero presente, perché capisco che non sempre queste cose vengono portate avanti, però effettivamente sarebbe stata una grande occasione. Oggi, stasera, mi fa piacere sentire che anche altri parlano di una circolare, che si comincia a parlare questa sera qui dentro, e siamo molto d'accordo, nella vendita delle quote di ATAP, che sembrava una bestemmia fino a qualche anno fa, adesso mi sembra che sia un dato abbastanza acquisito, e mi sembra che quindi una buona gestione di ATAP, con una maggiore oggi, con, evidentemente le cose devono maturare, devono arrivare al momento opportuno, e anticipare le cose fuori tempo non serve assolutamente a nulla, e anzi fa venire in mente sempre la spigolatrice di Sapri, dove gli stessi che sono sbarcati per liberare il Sud l'hanno fatto nel momento sbagliato, mentre i garibaldini qualche anno dopo li hanno accolti come liberatori, e a questi invece li hanno uccisi uno per uno. Allora, erano 300. Per dire questo, per dire che evidentemente le cose devono maturare, questa sera mi accorgo che molte cose sono maturate e sono cambiate, quindi ben venga questo nuovo corso, caro signor Sindaco e caro Presidente, perché effettivamente stiamo andando su una direzione che è quella che io auspicavo già da qualche anno fa. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Daniello, prego. Grazie. Un appunto, Pedicini, non abbiamo ancora votato in provincia. No, no, non abbiamo ancora provato in provincia. Non abbiamo ancora votato perché c'erano delle perplessità, dei dubbi sulla cosa. Il fatto, vabbè, comunque, al di là di questo, non poteva che essere così. Non sono per niente d'accordo sull'intervento del collega Pedicini, soprattutto sul liberare le quote. Questa delibera che stiamo andando a votare è una delibera che porta con sé alcuni dubbi, nello specifico appunto perché già accennati prima dal collega Dalmas. È un proseguimento, è un disegno logico che è stato dettato dal decreto Madia, questo quindi, no? Che dice addio a tutti i consigli di amministrazione delle aziende partecipate da parte dello Stato e anche degli enti locali. E cercheranno, e anche ATAP avrà un suo amministratore unico. Beh, insomma, questo dell'amministratore unico già poco mi piace, tanto quanto la vendita del pubblico, delle quote pubbliche.
ma questo è un disegno renziano, insomma, fin dalla prima Leopolda Renzi ha bersagliato, no, queste partecipate come e le ha vendute come la spesa della politica. Tempo fa, in un quindicinale, che si diceva invece che un quindicinale diceva che dimostrava che, per assurdo, se venissero chiuse tutte le istituzioni, dalla Presidenza della Repubblica al più piccolo comune, il risparmio sarebbe talmente modesto da non cambiare assolutamente nulla. Figuriamoci abolendo tutti questi CDA. Il quindicinale si chiama Lettere politiche, quindi potete andarlo a beccare in internet se non ci credete. L'intervento del collega Dalmas era sulla precisazione che qui non si parla anche di costi dei costi e di benefit che potrebbero avere il consiglio di amministrazione e le varie poltrone, cosa che mi sarei aspettata quando da una esposizione del presidente Vaggini. Però, vabbè, avrò cura di chiederlo più avanti, insomma, non importa. Sì, sì, sono l'amministrazione trasparente, ho visto. L'ho vista un'ora e mezza. Mi aspettavo che lo dicesse anche qui stasera. Non ho detto niente, né che non c'era sul sito, sindaco, né nient'altro. Chiedendo il bilancio, credevo che lui esponesse questa cosa. Tutto qua. Comunque, la scusa è sempre pronta per il capo del governo, dicendo che tutte queste cose qua è stato bravo a farle tagliare, e lui è l'unico che è riuscito ad ottenere questo. E la gente, purtroppo, con questa voce, con questo spauracchio, ci crede ancora. Ed è la solita musica. Soldi non ce ne sono. Io non sarei così molto convinta che domani mattina che si vendono immediatamente le quote del comune, avremmo in tasca immediatamente, il prossimo sindaco avrà in tasca immediatamente tutti questi soldi da poter spendere in grandi opere a Pordenone. Non lo sono proprio per niente. Si taglia chiaramente la democrazia e i costi della democrazia, non i costi della politica. È uno degli altri esempi, dei tanti altri esempi che stiamo andando a deliberare, così come abbiamo fatto la fuffa delle UTI. Dovevamo risparmiare la fuffa delle UTI. Dovevamo risparmiare tanti di quei soldi. Ci hanno fatto un libro persino sui risparmi, sulla moltiplicazione dei costi per le UTI. Andremo fra 10 anni, o andrete fra 10 anni, a verificare quanto ci costerà l'unica ASP che abbiamo costituito con la casa di riposo e Casa Serena. Vedremo quanti costi. Questo tipo di privatizzazione a tutti i costi non mi piace, non è nelle mie corde sicuramente. E non credo che questo porterà un bene per il trasporto locale, il trasporto dei nostri cittadini, perché di questo dobbiamo parlare, e miglioreremo il servizio. Questo forse è una mia impressione, me la tengo, spero di sbagliarmi. E fra un po' dovremmo verificare, anche perché dovremmo verificare di persona queste cose, perché ahimè scappa, con la vendita scappa il controllo pubblico della situazione, quindi
poco avremo da controllare, se non che aumenteranno i tempi di percorrenza e quindi manterranno le stesse tempistiche e non diminuirà certo il passaggio del bus dalla periferia al centro. Sono molto perplessa perché questa diventerà un'azienda privata e è un'azienda privata di sicuro non vada, cercherà di limitare tutti i costi, tant'è che con un attivo, con una ottima gestione, come ha detto il consigliere Pedicini, fin qui ottenuta, non era riuscita neanche con la richiesta degli studenti ad abbassare il costo del biglietto, tant'è che la provincia ha dovuto intervenire. Allora, giustamente il presidente della provincia nell'altro consiglio provinciale dice, dovevano essere i comuni a verificare che l'ATAP avesse una accortezza nei confronti dei servizi, nei confronti dei cittadini, che usavano il proprio trasporto. Bene, giusto. Allora, sindaco, male ha fatto questo consiglio comunale che non ha provveduto a fare questa cosa, perché in base all'articolo 42 del testo unico degli enti locali, comma 2, nell'attribuzione dei consigli comunali, dice che il consiglio comunale ha competenza in materia, come dice lei, di indirizzo e di osservazione delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a nostra vigilanza. Quindi anche qui un deficit di democrazia, signor sindaco, perché non ci ha proposto nessuna osservazione, nessuna cosa fino ad oggi, a tempo record andiamo oggi, a deliberare su una cosa di ATAP, che potevamo farlo con più calma, potevamo ragionarci su, potevamo di nuovo commentare in un altro modo e anche commentare che cosa volevamo dai dividendi di ATAP. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Loro, prego. Grazie presidente. Faccio una panoramica generale, sintetica, su quello che, diciamo così, potrebbe essere definito il contesto in cui si è formata l'attuale SPA di diritto privato ATAP, partendo dalla legislazione degli anni 70, che come sappiamo, insomma, che ha visto come protagonisti governi socialdemocratici o comunque progressisti, i quali, operando non in un contesto di economia pianificata, ma nemmeno di neoliberismo sfrenato, hanno creato l'istituto giuridico delle imprese pubbliche. Impresa pubblica, perché nasce l'impresa pubblica? L'impresa pubblica è nata in quel periodo per frenare quelle che erano le tendenze di mercato negative del neoliberismo, per cui si è deciso di intervenire all'interno di alcuni settori, diciamo così, in cui l'interesse pubblico era preeminente, appunto si è deciso di intervenire creando delle società che operassero appunto in questi contesti per garantire l'interesse pubblico. Quindi, diciamo così, inizialmente l'obiettivo non era quello, non doveva essere quello del profitto, ma bensì il criterio dell'economicità, proprio perché la delicatezza dei temi affrontati, poi chiaramente le forme giuridiche previste erano molteplici, c'erano i consorzi, appunto come era l'APAP, c'erano le aziende e via dicendo, insomma, con vari organismi creati ad hoc. Poi siamo arrivati negli anni 90, in cui appunto, a fronte del deficit di questa società, a fronte appunto di una cattiva gestione, si è iniziata l'opera di privatizzazione. Opera di privatizzazione che ha visto anche
diciamo così, nella nostra realtà dell'organismo di cui parliamo stasera, ha visto la creazione di una società appunto di partecipazione pubblica in cui, come è stabilito dall'articolo 5 dello statuto che noi stasera andremo a modificare, ha previsto la garanzia che la partecipazione pubblica fosse garantita a maggioranza, in maniera tale da avere un controllo, una sorta di golden sharing, diciamo così, su quello che è l'operato della società, proprio per il settore strategico in cui questa avrebbe operato. Inoltre è stato previsto un altro meccanismo di garanzia, che era il diritto di prelazione d'acquisto delle quote da parte degli enti pubblici. Quindi queste, diciamo così, erano delle forme di garanzia che noi stasera, per delle scelte strategiche che sono state giustamente, insomma, esplicitate prima, andremo a togliere queste caratteristiche e creeremo, come scelta politica parlo, creeremo un altro tipo di organismo, cioè passeremo da quella che era un'impresa pubblica a un'impresa di diritto privato, che, come sappiamo, non ha l'obiettivo dell'economicità, ma ha bensì alla logica del profitto, con tutto quello che ne consegue, insomma, in termini di ricaduta del servizio pubblico, per cui magari, non so, ci potrebbero essere dei servizi che i privati potrebbero ritenere non conveniente effettuare, e se i privati non effettuano più questo tipo di servizi, ovviamente la ricaduta si ha sulla collettività. Ad ogni modo, trasformare, diciamo così, anche l'impresa pubblica in un'impresa privata, nel momento in cui vengono vendute le quote, pone anche degli interrogativi sulla garanzia che avvenga una genuina competizione tra i vari operatori economici che dovranno appunto acquistare le quote di questa società. Quindi, ripeto, la scelta che facciamo stasera è una scelta politica, e all'interno di questa scelta politica voglio che ci sia, desidero, per il termine voglio non mi appartiene, vorrei che ci fosse la massima consapevolezza di quello che è il contesto quadro in cui andremo ad operare. Grazie, consigliere Loro. Nessun altro iscritto? Consigliere Piccinato. Grazie, presidente. Volevo dire la mia personale opinione in merito a questa delibera. Credo che l'ATAP sia un'azienda assolutamente importante per questo territorio e che quindi meriti un trattamento adeguato all'importanza che questa grande azienda riserva e merita, appunto. Credo che la discussione di questa sera sia assolutamente adeguata e viene affrontata in maniera assolutamente corretta. Credo che oggi i meccanismi di finanza all'interno dei comuni prevedano di fare delle scelte. Io personalmente sono sempre diciamo combattuto tra quella che può essere una visione più pubblica e quella che può essere una visione privata, e quindi auspico sempre che ci sia una collaborazione e al contempo una sfida tra il pubblico e il privato a chi riesce a fare meglio. Purtroppo molto spesso, faccio il caso di Roma, c'è una sfida a chi fa peggio tra pubblico e privato, quindi qui invece per altri aspetti, per fortuna, le cose sono molto migliori. E quindi qual è la mia personale opinione? Credo che non posso dire oggi se la scelta che viene operata questa sera sia la scelta corretta. Posso dire che è un'opportunità e dal mio punto di vista potrò dire che è la scelta corretta in base a come verranno poi investiti i fondi che il comune potrà incassare e che quindi si riuscirà a capire se effettivamente sono stati sperperati oppure investiti per la collettività. E lo stesso vale per l'ATAP, e quindi si riuscirà a capire effettivamente quale sarà il futuro dell'azienda e quindi dei dipendenti e anche del trasporto pubblico, del trasporto locale, insomma, se appunto da sola riuscirà a stare in piedi e quindi a garantire un servizio efficace ed efficiente per i cittadini o meno.
Io auspico che tutto funzioni alla perfezione e sono assolutamente convinto che gli amministratori riusciranno, dell'ATAP, appunto abbiamo qui Vagagini, che riusciranno a portare comunque l'azienda verso acque solide. Anzi, detto così, no, è un po' brutto. Acque tranquille, dai, diciamo così. E spero che nell'eventualità in cui appunto ci sia una scelta di un certo tipo, che l'amministrazione riesca comunque, di quale colore che sia, riesca ad investire quei soldi per la collettività facendo altri investimenti che risultino altrettanto fruttuosi. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Manzoni, prego. Presidente, grazie. Colleghi, sente? Poco, sì. Sì, va bene. Perché resta, ecco, la uso. Il completamento un po' del ragionamento parte, secondo noi, ecco, da una visione sicuramente più ampia. Più di qualcuno ha cercato di ampliare la visione, come è corretto che sia in questi casi. Però noi ci ricordiamo che scontiamo la cattiva gestione che in altre parti della nostra Italia è stata fatta in merito alle partecipate. Quindi stiamo cercando di produrre in proiezione futura un atteggiamento che sia sostenibile, che sia attento al territorio e che sia anche in grado di sopravvivere alle cattive gestioni che abbiamo visto, ecco, in altre parti d'Italia, ripeto. Allora, l'attenzione per cosa deve restare? Allora, deve restare per quello che noi riusciamo a garantire come servizio pubblico alla città e alla provincia, ma questo mi pare che a livello di interlocuzione sia garantito dalla possibilità di interloquire al gestore primario, che diventa la regione, ecco, dopo questo passaggio, no? Quindi l'attenzione in qualche maniera per la nostra capacità di produrre una pressione positiva per la gestione del trasporto sul nostro territorio resta. Quindi una parte di controllo non viene abbandonata al pubblico, anzi mi sembra che sia quella un po' più stringente. Certo, dobbiamo imparare a fidarci anche di una buona gestione, quindi noi investiamo e immaginiamo che la buona gestione, ecco, possa arrivare in termini poi operativi anche da un privato. Non dobbiamo dimenticarci che il privato in qualche situazione ha dimostrato che in effetti si può produrre una buona gestione. Quindi il timore non deve essere, diciamo così, a priori, ma dobbiamo osservare con attenzione quello che sta per succedere. E non dimentichiamo, ecco, che tante volte la prospettiva del trasporto pubblico, ecco, io sono uno di quelli che sperava che nel passaggio, ecco, si cominciasse a prendere in considerazione anche non solo la parte su gomma, ma la parte su ferro, no? Però questo tipo di pensiero è stato purtroppo anche grazie ai costi elevati che sono presenti in entrata, diventa difficile da gestire in questo momento. Però non dimentichiamola questa prospettiva, se riusciamo a far passare poi un ragionamento un po' attento all'ambiente che ci circonda, anche quando pensiamo ai trasporti, ecco, non sarebbe male. E l'altro tipo di situazione, io penso e spero, ecco, che noi abbiamo parlato molto del ruolo di ATAP sviluppato in questi anni, facendo attenzione a quello che in termini di bilancio ne è derivato anche al Comune. Però non dimentichiamo, ecco, anche che ATAP aveva intrapreso, ecco, una strada di partecipazione che qualche volta aveva rischiato di portarla, diciamo così, su un piano di, non dico di fuoriuscita dal suo mandato, ma insomma di diventare, ecco, qualcosa in più di quello che poteva essere un'azienda che gestiva il servizio pubblico. Quindi nella sostanza un po' la gara e tutto quello che ne deriva da questa modificazione di rapporti, io penso che sia anche funzionale a un chiarimento di quello che è la gestione dei trasporti a livello provinciale e anche a livello regionale. Quindi prendiamo anche questo che sta di buono, ecco, nella nuova iniziativa. Il nostro gruppo, ecco, anticipa la sua dichiarazione di voto favorevole senza produrre poi intervento nella specifica sezione. Grazie. Grazie consigliere Manzon. Consigliere Tavella, prego. Buonasera Presidente. Allora, no, non mi dilungo tanto, gradirei avere le attenzioni del Presidente e anche dell'Assessore magari. Non faccio interventi di natura tecnica nel modo più assoluto,
ma voglio soltanto evidenziare che da, in modo super partes, in modo trasversale, c'è stato un apprezzamento pesante nei confronti della gestione, apprezzamento pesante in senso positivo naturalmente, della gestione, come diceva Pedicini, con una spiccata imprenditorialità, e ha permesso degli utili molto importanti, e se un domani dovessimo vendere le quote o li vendere l'intero pacchetto, è un grosso beneficio per la cittadinanza, per tutti noi. Allora mi rivolgo ai candidati a sindaco, quindi Daniela tu sei qui, però gli altri possono portare la mia voce anche agli altri. Fate attenzione perché è molto importante, spesso avete visto, l'ATAP ne è un esempio, quando l'imprenditoria si mette a disposizione del pubblico. E l'esempio può essere non per la conoscenza personale che ho col Presidente, ma per i risultati che ha dato sul territorio. Tenete in considerazione per il futuro che gli imprenditori possono dare un beneficio importante alle attività pubbliche del comune, e non è vero che l'intervento degli imprenditori nel pubblico sia un intervento mirato a tagliare costi in ragione del profitto. ATAP è un esempio, ma anche altre aziende sono esempi dove la qualità e l'etica sono al primo posto, e questo oggi nel mondo delle imprese, nel mondo del mercato, nel marketing in senso generale, è molto apprezzato, perché oggi la gente, le persone non le prendiamo in giro. Quindi il messaggio che vi lancio da consigliere, come Daniele ha avuto modo di dirti anche in un'altra separata sede, ammiro e ambisco sempre a consigliare, visto che il ruolo mio è questo, quelli che un domani dovranno governare la mia città, la città di Pordenone. E quindi se ascolterete maggiormente gli imprenditori senza vederli negativamente, io credo che potrà essere di beneficio per l'intera città, qualunque sia l'estrazione politica dei soggetti. Ne è un esempio Vagaggini, perché provenendo da una radice di centrodestra, con tutte le amministrazioni di destra e di sinistra, ha saputo dare dei profitti, degli utili che poi ogni singola amministrazione ha saputo utilizzare all'interno dei propri bilanci. Quindi il mio messaggio è soltanto questo, non vado a elogiare, a dire tante cose che tutti avete già fatto. Mi auguro quanto prima che l'ATAP abbia uno statuto idoneo per essere venduto al miglior offerente, e soprattutto dividere, fare la divisione di questi utili per il territorio, per i cittadini, per le nostre amministrazioni, che poi negli anni prossimi dovranno governare con pochi soldi a disposizione. Tutto qua. Un merito al Presidente e a chi lo ha sostenuto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dalmas. Prego. Secondo intervento, no? Boh. Sì, ma brevemente. No, allora, l'obiettivo dichiarato è recuperare 90 milioni, giusto? 90 milioni, è una bella cifra, interessante, sistemiamo qualche bilancio nei prossimi anni. Allora, io non entro nei concetti del neoliberismo. Chi ha detto che non si sente? Potrei fustigare per molto meno. Allora adesso ti faccio capire, sentire come si sente. Allora, non entro nel concetto del neoliberismo, perché capisco che all'interno del Partito Democratico ci siano ancora delle sensibilità diverse, visto che la sensibilità e l'opinione del consigliere Giust, che si candida sindaco, sulla questione strategica delle partecipate io non la conosco, suppongo che sia in linea con quella del sindaco. E cioè, questa, il vero chiarimento che avremmo dovuto fare è chiedere a lei che cosa vuole fare, non a Vagaggini. Vagaggini vuole fare 90 milioni, questo è il problema di Vagaggini, guardatelo in faccia, lui vuole acquisire 90 milioni. No, ma no, ma no, ma no. Allora qui il tema vero è che di tutta questa esperienza del trasporto pubblico locale, della storia e della tradizione di ATAP, che penso che
un grande commercialista di Pordenone abbia lavorato bene ai suoi tempi, cioè il dottor Alessio Pasquantonio, che mi piace ricordare adesso, che di cose ne capiva, mentre qui ci sono tanti neofiti che trasformano, cedono, vendono, non si sa che cosa, per la finalità di chi. Perché se poi quei 30 milioni che intasco dal comune, se mai lo farai Vagazzini, ti auguro di farli, voglio vedere come li utilizziamo. Abbiamo avuto un'esperienza, mi spiace che non ci sia, abbiamo avuto un'esperienza dalle colonie di Caorle piuttosto che anche da qualche dividendo di ATAP con il quale abbiamo finanziato spese non strategiche dal mio punto di vista, non vado più là perché sono a rischio querela, spese non strategiche per l'amministrazione e perciò per i cittadini. Allora il tema non è che punta sull'efficienza, perché se oggi arriviamo a dire questo abbiamo sbagliato in tutti questi anni, perché abbiamo messo nel sistema del trasporto pubblico locale di queste aziende pubbliche, ecco il vero liberista dice, perché esiste un'azienda pubblica che fa una funzione che può essere tranquillamente svolta da un imprenditore privato? È il fallimento delle esperienze di quel patrimonio che voi considerate fatto privato vostro, perché avete governato con i soldi pubblici un fatto privato, ed è il fallimento della la mancanza di visione su cosa deve essere la mobilità oggi. Non c'è, avete fatto un piano della mobilità e oggi venite qui con l'ATA per dirmi che state dentro la gara, però volete, benissimo, io sono, guardi, meno vi vedo meglio sto, sostanzialmente l'azienda venga presa da un privato qualsiasi, magari lussemburghese, che ne so, magari una banca tedesca o dal nome tedesco, non so chi possa essere, o da Banca Etruria, chiamate il papà della Boschi, lui l'affare ve lo combina, e allora la questione mi piace un po' meno, perché quello che non è dichiarato in questa delibera è quello che non mi piace, è quello che non mi piace. Perché quando parlavo prima di aggiustamenti di bilancio e di spese non opportune, non serve andare tanto indietro nel tempo, basta pensare all'ultima elezione amministrativa, a 5 anni fa. Contributi a pioggia. Allora questo è il tema che da lei, no, non guardo il sindaco con il quale ho un affetto sincero, e da lei, campionessa del Partito Democratico, che ieri era in piazza con il presidente di questa regione, Serracchiani, a raccontare bugie, non lei, ma il presidente della regione, che ha detto, sono arrivata a governatore e ho risolto un problema grande come un macigno, l'ospedale, non avete risolto niente, voi siete sistematicamente bugiardi, così come siete bugiardi in questa vicenda. Perché voi state tradendo un insegnamento in questa città che pensate di rappresentare, che hanno dato gli amministratori non dell'ultima generazione, mi riferisco al duo, al formidabile duo Bozzonello e all'amico. Però vede, oggi, cara Giust, il problema è proprio questo, perché da lei, che è una persona, mi pare, di equilibrio, mi aspetto un po' di verità. Mi aspetto un po' di verità. Qualcuno prima ha parlato, giustamente, delle UTI. Le UTI non risolvono nessun problema, avete fatto una legge schifosa in regione, vedremo cosa deciderà il TAR, se ammetterà la questione di legittimità costituzionale, la questione andrà alla Corte, e abbiamo visto che abbiamo speso solo 3 milioni di euro, credo, in questa regione, però, vedete, non avete opposizione, quindi sostanzialmente potete fare quello che volete. Tolta Mara PC. Potete fare quello che volete, perché se io indago sul Forcere scopro che devo trovare lo psicologo per il sindaco che non è più sindaco perché finisce dentro la UTI e quindi perde il ruolo. Allora, se avete immaginato di fare la città
dei 100.000 abitanti, che è composta da Pordenone più Porcia più Cordenons, Cordenons fa parte del Friuli Venezia Giulia, Cordenons più Fiume Veneto, che ne so, altre cose, avete pensato che il futuro è quello lì? E come sistemate il trasporto pubblico locale? Cioè, come lo mettete insieme queste cose? Avevamo un'aziendina che in qualche modo stava in piedi. Per carità, io piuttosto che vedere Vagazzini preferisco che arrivi la Deutsche Bank, capite? Capite? Cioè, non so se mi spiego, ma lo dico con affetto a Vagazzini, perché gli voglio bene, perché se no mi impegnerei seriamente su quello che ci porta qui oggi e non mi limito a citare il decreto Madia, sul quale lei non sa nemmeno dove, di cosa sto parlando, di gennaio di quest'anno. Questo livello preoccupante di una gestione molto amicale che è stata di destra e di sinistra in questi anni, questi ultimi 10 anni, di alcuni personaggi della destra e della sinistra, che francamente non mi è piaciuta, che io ho sentito. E per cui, vede Pedrotti, lei giustamente dice, la sua esperienza da dirigente di azienda, qui c'è un'opportunità, credo che il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questa delibera, io voterò a favore di questa delibera perché crea un'opportunità. E chi toglie un'opportunità a qualcuno? Nessuno, no? Quindi vi daremo l'opportunità di votare questa delibera. Ma un discorso politico sulla città non riuscite a metterlo in piedi, non riuscite a farlo, non riuscite a farlo. Allora io mi auguro che in questo mese e mezzo di campagna elettorale il candidato giusto ci farà vedere cos'è la sua visione della città, e semplicemente non ci verrete semplicemente a narrare la Vienne Rose, perché è una canzone bellissima che crea grande emozione se è andata bene, ma venire in Consiglio Comunale, stare qui, lei non potrà non subire le nostre richieste ogni giorno. Ultima considerazione amicale nei confronti di Vagazzini. No, Vagazzini è una persona che ha lavorato concretamente in questi anni in ATAP, non si è certo risparmiata, e aveva una strategia, aveva una strategia e ce l'ha, lo dimostra qui. Io sono favorevole a questo disegno, ma non ho la controprova, perché non posso averla, dell'effetto di questo disegno. Non ho la controprova di come spenderemo, se riusciremo a spendere, magari. Non ho la controprova, perché in questi tempi, cara Giust, e anche voi che siete il partito principale, non so per quanto, di questo paese, non so per quanto, non riuscite a dare una visione alle cose che state facendo, perché è finita l'epoca della rottamazione. Non c'è più, non incanta più nessuno, perché Renzi ha il fiato corto, e lo dico perché mi dispiace. Perché io vengo da una tradizione di partito e mi dispiace vedere che ancora siamo nella politica e nel consenso organizzato con il mal di pancia e organizzato intorno a quello che voi ritenete essere oggi il vostro competitor principale, cioè il Movimento 5 Stelle. Avrete delle sorprese in questo. Beh, ho finito perché sono fuori luogo adesso. Grazie consigliere Dal Masso. Consigliere Perfido, prego. Grazie presidente. Cercherò di essere breve, ma
ci teniamo a fare due considerazioni di carattere politico. Vede, il centrodestra dimostra di essere collaborativo, aperto al dialogo, cerca di dare un suo contributo politico allo sviluppo della città, cerca anche di fare in modo che le cose vengano fatte bene e, come le la fece in provincia e l'ho fatta anche oggi la domanda, a questo punto mi sorge il dubbio di come mai abbiamo deciso di rinnovare la concessione a GSM nel gestire i parcheggi quando abbiamo un'altra partecipata, ovvero ATAP, nella quale abbiamo una forte maggioranza e non ci siamo neanche rivolti ad ATAP per chiedere quanto magari ci avrebbe fatto pagare i parcheggi e magari avremmo potuto far risparmiare i cittadini. Invece di pagare 1,60 euro qua fuori, ATAP ci avrebbe potuto dire: guardate, io in un modo o nell'altro sarei in grado di farvi pagare 1 euro. E questo non l'abbiamo fatto, abbiamo dato gestione in house a GSM, e perché sicuramente erano sicuramente più bravi, e 1,60 euro era il costo che chiunque ci avrebbe fatto pagare, e non l'abbiamo fatto. E voi invece avete preso, avete detto che GSM era l'unica scelta, la stessa cosa avete fatto con GEA. Quindi non siete credibili, ve l'abbiamo detto diverse volte, ma siamo qua a dire che comunque il progetto di ATAP è un progetto che può essere utile per la viabilità, il trasporto pubblico locale, per le amministrazioni che sono soci di ATAP, perché magari, chissà, potrebbe esserci in futuro un trasporto pubblico efficiente ad un costo più basso. Come dice il collega Dalmas, non lo sapremo mai, non avremo la controprova, ci fidiamo di quello che ci dite. Però io dico, questa maggioranza politicamente ogni tanto una responsabilità se la vuole prendere o deve avere sempre bisogno della stampella? Perché adesso noi sappiamo dal collega Manzon che sì, saremo a favore di questa proposta di modifica dello statuto di ATAP, però poi guardate che anche questa volta mi mancherà la maggioranza dei numeri e avrete bisogno della stampella da parte del centrodestra. E voi vi candidate a governare questa città dicendo che siete bravissimi in tutto, però per tutte le riforme fatte da gennaio ad oggi, se non fosse stato per l'opposizione o qualcuno di centrosinistra che ogni tanto fa l'opposizione, ogni tanto vi aiuta, voi non avrete portato a casa neanche una riforma, non avreste cambiato la casa di riposo, non avreste cambiato le circoscrizioni, non avreste cambiato neanche lo statuto di ATAP. Allora fate i fighi, forzate la mano per quando avete la forza dei numeri e poi vi permettete di dire anche che avete un progetto per la città, ma senza di noi, i progetti per la città che avete approvato quest'anno, non avrete portato a casa neanche uno. Guardi, l'apprezzo molto quando è fuori a fare le foto, che fa delle bellissime foto, le chiedo anche da chi è andato. E voglio vedere se avrà la forza politica, anche lei, di buttare giù i cedri come ha detto prima. Adesso voglio proprio vedere, perché lei ha detto al microfono che i cedri vanno buttati giù, e l'ha detto lei, mentre, tanto per cambiare, la candidata sindaco del PD dice che li salverà e il vicepresidente della regione del PD dice che li salverà. Voglio vedere se lei, che al microfono assessore ha detto che butterà giù i cedri, voglio vedere se lo farà. E se non lo farà, allora sarà responsabile di un falso detto a verbale in consiglio comunale, ed è una cosa gravissima, perché ha due studi che le dicono che lei deve buttare giù i cedri. Due studi che ha detto che i cedri li deve buttare giù, perché due cedri vanno buttati giù e il terzo va buttato giù perché se non ci sono gli altri soffriranno il vento e quindi cadrà anche quello. Voglio vedere la sua forza politica adesso, caro assessore, la sua forza dei 400 voti, voglio vedere se valgono più dei 58 voti che prese la collega Giusto quando si candidò consigliera comunale. Certo, io studio, guardate che per fare consigliere dell'opposizione, nonostante quanto voi crediate, bisogna studiare, vedere le carte, perché ogni tanto noi dobbiamo capire cosa stiamo votando, non è che votiamo sulla fiducia, e vogliamo capire per quale motivo per esempio questa maggioranza si presenta tutta figa a settembre, che sembra che si fosse Rommel con le truppe, con la grande mappa della viabilità di Pordenone, con Zille
con Ficconi che disegnano quale sarà il progetto della rotatoria di Piazzale Duca d'Aosta con un cannocchiale così, e poi oggi mi viene invece a dire che no, in realtà sapete, quella è una cosa temporanea, ma voi l'avete votato, 250.000 euro di spesa per fare la rotatoria di Piazza Duca d'Aosta, e adesso mi venite a dire che è una cosa temporanea. Questa è una cosa che va alla Corte dei Conti, e questo ve lo dico. Quindi dico che voi fate benissimo a dire bisogna cambiare lo statuto ATAP, confidando su chi? Su coloro i quali hanno veramente un senso di responsabilità nei confronti del bene pubblico e della comunità. E sappiamo benissimo che bene o male dovremo dismettere queste quote. E allora se dismettendole, cambiando lo statuto, ci può permettere di avere qualche risorsa in più in questo momento di ristrettezza, allora possiamo valutare anche l'ipotesi di sostenere questo progetto. Però è inaccettabile il fatto che voi vi candidiate a governare questa città, sempre voi, perché non siete riusciti ad aggregare neanche uno in più al vostro progetto, e però nessuna delle riforme sareste in grado di portare avanti di quelle che avete votato fino adesso, e nonostante tutto questo dite che siete una maggioranza coesa, che siete pronti a rigovernare per altri 5 anni nel segno della continuità e anche della discontinuità. Quindi cercate di chiarirvi, noi le idee per la città le abbiamo ben chiare, e è una cosa che quando c'è il bene pubblico e il bene della comunità sappiamo cosa fare. Grazie, silenzio per cortesia, assessore Conficoni. Consigliere Franchin, prego. Sì, grazie Presidente. No, la serata era partita su un altro binario ed è arrivata su all'intero problema della campagna elettorale. Quindi a questo punto si tratta di parlare di un problema che diventa prettamente politico e poco di progetto industriale. Insomma, sul progetto industriale non avevamo dubbi, eravamo da un anno che ne parliamo, no? Il problema che si pone stasera è il problema politico. È il problema politico che ci costringe a interpretare perché noi pensiamo che il privato abbia necessità di avere un rapporto col pubblico e che il pubblico sia quello che deve dare la linea al privato, e che pensiamo che questa sia l'unica strada percorribile. Per cui non pensiamo che ci sia la necessità che il pubblico gestisca direttamente le situazioni, i servizi, ma questo sarà un problema imminente, ma che il pubblico debba dare le linee, le direttive su cui il privato deve muoversi per fornire servizi ai cittadini. Quindi tutto il discorso di stasera si conclude secondo me in questa cosa, che noi voteremo questa delibera perché pensiamo che sia arrivato il momento che il pubblico debba fare da regolatore e non da gestore, e se il gestore è privato e gestisce bene va benissimo. Lo vedremo prossimamente su tutti i servizi che dovremo dare alla città, dai servizi sociali ai servizi sanitari. I servizi sanitari, perché li conosco un po' meglio, hanno dovuto per forza andare a patti col pubblico e privato, perché non c'era possibilità che in una delle due desse la totale risposta. Il problema è che ci deve essere il pubblico che gestisce la regola secondo cui si dà servizio e la qualità secondo cui si dà servizio. E questa è l'unica cosa che chiediamo a chi gestirà il servizio pubblico locale. Grazie. Quindi il nostro gruppo voterà a favore. Grazie consigliere Franchin. Nessun altro iscritto? Dichiaro chiuso il primo intervento, passiamo al secondo intervento. Nessun iscritto? Dichiaro chiuso il secondo intervento. Intervento o dichiarazione di voto? Ecco, allora, vi avevo pregato di scrivervi tempestivamente, non dopo che io dico dichiaro chiuso, perché nessuno è iscritto, invece continuiamo. Va bene, prego. No, semplicemente per osservare che mi fa piacere che molti sono convinti, e questo io sono contento per quelli che sono così convinti che il futuro sarà così roseo. Io me lo auguro con tutto il cuore per la comunità. Io sto sempre ai dati, ai fatti. È vero che siamo in una situazione di restrizione delle risorse, però è anche vero che questa gestione pubblica ha consentito dei risultati. E quindi tutta questa necessità di privatizzare forse sarebbe più utile in certe parti del paese in cui effettivamente le aziende pubbliche fanno disavanzi, buchi, con dirigenti pagati follie assurde, cosa che per fortuna nel nostro territorio non avviene, e questo va dato onore
a chi ha esercitato la sua funzione in un'azienda pubblica in modo corretto ed efficiente. Per questo mi dispiace dover raccogliere questa ondata di privatizzazione quando abbiamo avuto un passato recente che ancora oggi esiste, che ci delinea una situazione di efficienza che diciamo non sarebbe foriera di tutte queste scelte, diciamo che possono essere opportunità ma che sono in qualche modo rischiose, perché poi dopo il privato, come si diceva, ha scopo esclusivamente di lucro. Questo è un dato di fatto che non si può discutere. Tra l'altro il pubblico insieme al privato può lavorare, certo, ma se non ha più la maggioranza, cosa che oggi è obbligatoria in questa azienda, può non incidere assolutamente, quindi deve sottostare ai voleri del privato. Io spero che abbiate ragione voi, io non ne sono convinto, comunque mi sento in questa fase di intervento ringraziare il lavoro fatto fino ad oggi, sinceramente. E ringrazio anche per le assicurazioni rispetto al personale e al patrimonio, che comunque verrà sempre tutelato e garantito, e nell'auspicio che la gara venga vinta dal Consorzio Friulano, questa è una, spero tanto, perché si possa diciamo così mettere a posto le situazioni che ci sono nella provincia di Pordenone, in particolare la linea rossa e i chilometri dell'extraurbano, e questa circolare che mi ha confermato anche lei stasera è nella volontà dell'ATAP di realizzare, perché sono convinto che il trasporto pubblico, se fatto con tempi ragionevoli di non solo di percorrenza ma di utilizzo, consentirebbe un avvicinamento dei cittadini a questo importante mezzo, e io mi auguro che in futuro questo avvenga in tempi brevi dopo la gara. Grazie. Grazie consigliere Passone. Bene, nessun altro iscritto, pertanto dichiaro chiuso il secondo intervento. L'amministrazione non vuole replicare, perciò passiamo alle dichiarazioni di voto. Non vedo iscritti. Dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto e passiamo pertanto alle votazioni. Bene, allora pongo in votazione la deliberazione avente seguente oggetto, proposta numero 10-2016, modificazione dello statuto della società per azioni denominata ATAP S.p.A. così come emendata. L'emendamento presentato all'amministrazione è distribuito. Prego, dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è il seguente. Presenti 37, votanti 37, maggioranza 19, favorevoli 31, contrari 1, astenuti 5. La deliberazione è stata approvata. Pongo ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuso le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 36, votanti 35, maggioranza 21, favorevoli 29, contrari 1, astenuti 5. L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Bene, signori, sono le 22:27, pertanto possiamo chiudere i lavori. Dichiaro chiusi i lavori e il Consiglio verrà riconvocato al domicilio. Grazie e buonasera.